dentro qua il suo amico, signore. Ok, la ringrazio, stavo preoccupato. Ma, signore. Grazie. Cos'è, signore? Grazie anche. Come? Ma, scusi, eh. Che è successo? Presumo un calo di zucchero. Ma non Ivan, ho, stai ragazzi, bene? non, è come se. Ottima partenza, è come se non avessi più niente. Sono appena stato rianimato. Sì, è arrivata una macchina un po' troppo veloce. Non segua la luce, signore, non segua la luce. Siamo qui, sono un paio. Oh, eccola qua. Oddio, scusate. No, figurati. Minchia, i medici stanno solo a fare i medici. Venga su, signore, aiuto io. Dovrei rivivere tra poco. Aspetti. Aspetti, tocco magico. Tac. Grazie, dottore. Si figuri, aspetta che do anche del cibo. Grazie. Piccola calo di zuccheri. Ci Un calo ricordi di zuccheri di comprare la spettacolare. maschera che è meglio. Qual è il suo numerino, signore? 211. Non il tuo. È il suo, infatti. Ah, ok, salve. Grazie, questi onolulu spettacolari, se queste Si tequila figuri, la la. buona giornata. Buona Marco, giornata, torni. arrivedercela. Arrivederci. Arrivederci, Sì, salve. arrivederci. Via, via! Mi dispiace, è chiusa. Mi dispiace deluderti. Coglione. Ehi, testa di Ma merda! Va a fare lo sbruffo dall'altra parte! oddio, Scemi! aspetta un attimo, aspetta un attimo. Grazie, combio. Oh, e Ma basta! Ok, gara centrale. Grazie Simone. Mi hanno sparato! Ma mi hanno forato una gomma. Sì. Grazie Wally. Sì, ma lasciatemi stare! Devo cambiare auto. Dov'è il garage centrale? Da qualche parte? Qua. Occhio, permesso? Permesso, grazie botta. Permesso. Eccolo, driftatina. E via. Oh, ops. Driftatina. E via. Oh! Alza le mani, Dio, alza le mani, veloce, alza le mani. Ma che volete da me? Contro il blindato, forza. Si è fatto tutta la via con le gomme bucate! Non mi. Madonna! No, Tutta dai, sta. La SWAT per le fermo, gomme bucate! Fermo, 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 fermati, fermati. Metti il blindato in Ma che mezzo alle cazzo due stai piastrelle. facendo? Ma che palle, oh! Ma non Ma si può giocare in veramente? sto Dove che server! cazzo vai in giro? Girosi, girosi, girosi.
legga anche i dritti, per piacere. Ma che volete da me? Che volete? Sì. L'abbiamo intimata di fermarsi, signore. L'abbiamo intimata di fermarsi per dire semplicemente di non correre. E lei continua a scappare. Ma non l'ho sentita, avevo la radio. Allora, lei ha il diritto, sì, di io gli sparo e le scappo. Qualsiasi cosa dirà potrà essere usata contro di lei in tribunale. Ha diritto un avvocato durante l'interrogatorio. Se non può permettersi un avvocato, gli sarà assegnato un ufficio. Ma le palle! No, non me ne frega di avere l'avvocato, non me lo posso permettere. Ma ha compreso i suoi diritti? No, non li ho compresi. Lei ha il diritto di rimanere in silenzio, qualsiasi cosa dirà può essere contro di lei in tribunale. Ha diritto a un avvocato durante l'interrogatorio, se non può permettersi l'avvocato gli sarà assegnato nell'ufficio. Ha compreso i suoi diritti? No, non li ho compresi. Lei ha diritto di rimanere in silenzio, qualsiasi cosa dirà può essere usata contro di lei in tribunale. Ha diritto a un avvocato durante l'interrogatorio, se non può permettersi l'avvocato gli sarà assegnato nell'ufficio. Ha compreso i suoi diritti? Sì. Oh, benissimo. Mi segua un attimo. Dai, ma ragazzi, hai sempre esagerato. Io sono venuto in città per divertirmi. Non posso stare in città e già subito arrestato. Oh, mi stanno sparando, raga. Grazie centrale, ci sparo. Non ti muovere tu, garage. Ragazzi, mi hanno colpito 4 volte. Garage centrale, sopra, gente mascherata, sopra. E la liro, liro, liro. Non dormite. Ci fletti, Olga. Via da qua. Ho paura, pezzo di merda. Aiuto. Carlo. Carlo. Ehi. Io ho visto che scappavi, andiamo. Dove sei? Sono qua, c'ho paura, Carlo. Ragazzi, uscite da qua. Ci stanno smanettare. Stanno delle persone nel cespuglio. C'è smanetti. Al mio amico Carlo, esci, ci smanetta. Ci smanetti? Io non voglio morire per colpa vostra. Non voglio morire per colpa vostra. Era tanto cespuglio. È il mio amico. Mi smanetti? Stop. Sì, Carlo, io sono disarmato. Sono blindato. Quale blindato? Allora ha scavalcato le squadre, perché era già abbattuto. Esci dal suo cespuglio. Madonna, per una ruota bucata tutto sto casino, due SWAT. Vai. Venite a prendere sto soggetto qua. Ragazzi, portate quello ammattato, l'avete trovato? Vai. Ecco, lo sta qua. Ok, tienilo sotto controllo un attimo. Fatemi salire, non ho voglia di essere sparato. Fratello, ascoltami, se tu mi prometti... Sì, ma qua c'è il conflitto a fuoco contro di voi, io sono qua così, in mezzo al fuoco. Vieni qua, sali qua. Vieni qua con me. Andiamo al ponte, blindato. Andiamo al ponte, prego, blindato. Vieni qua con me, vieni. Dove? Aiuto, dove sei? Vieni qua. Ascoltami. Io ho capito, ti lascio andare, ok? Però la prossima volta non fare tutte queste cazzate. Ma vedete che ci sono più problemi peggiori di me che ho le ruote bucate. Ti lascio andare, però non fare tutte queste cazzate la prossima volta, ok? Ciao, vabbè. Buona serata. Grazie. Io te lo dico per te perché ho capito. Lasciami. Sì, ma io ero appena arrivato in città, non mi potete già prelevare subito. Vai, l'ho capito, ma se tu vai in giro con le ruote bucate. Due SWAT per le ruote bucate mi sembra eccessivo. Non è per te la SWAT è perché siamo in stato di allerta, ok? Ok. Buona serata, grazie. Vattene da qua. Ma chi è questa gente che sta facendo la guerra? Perché stanno facendo la guerra?
Reporter Carlo, che sta succedendo, ragazzi? Mo cominci a capire, eh? Che sta succedendo? Che sta succedendo, ragazzi? Posso intervistarla? Che sta succedendo, ragazzi, in città? Ma dove le manette? No, mi ha liberato il vostro socio perché siete in stato di allerta, mi ha detto, e non sono una minaccia. No. Ma che sta succedendo in città, ragazzi? Niente, è crollato un aereo che ha fatto esplodere un laboratorio. Carlo, dai, vai via. Miseria, figa. Carlo, ma qua c'è un casino in città. Oh, andate via. I poliziotti mi hanno bucato il Mercedes. Via. Allontanatevi, ragazzi, allontanatevi. Andiamo a vedere le news. Un attimo che devo recuperare il Mercedes. Andiamo, seguiamo i poliziotti, veloce, sono a caccia di news. C'è movimento. Ma sta zitto, devo recuperare la macchina, non so chi cazzo ce l'ha, figa. Ma mi spieghi, signor poliziotto, cos'è che sta succedendo? Ma lo capite che è zona interdetta? Andiamo via, sì, sì. Andiamo via. Ah, seguiamoli a distanza. Oh! Oh cazzo! Zona interdetta. È zona interdetta, amico. Figa. Vabbè. L'abbiamo investito per sbaglio. Io stavo uscendo dal parcheggio. Chiamiamo un'ambulanza. È zona interdetta. Dobbiamo andare. Dobbiamo andare. Aspetta. Vediamo cosa succede nella zona interdetta. Giri. Faccia un giro. Ah, gira qua. Ma Enrico dov'è? Non lo so. Mi ha rubato il Mercedes, figa. Qua a destra? No, la destra, ritorni nella zona interdetta. No, questi ci fanno fuori, Carlos. Ma andiamo piano. Pronto? Ehi. Questo, mamma mia, mi ha rotto i coglioni, oh. Sto fottuto snappo. Occhio. A destra, vado a destra. Esatto. Grazie, mitico. E fanno brume da Milano a Napoli. Vai a sinistra. No, ma qua rischiamo brutto. Sta pagliacciata, un po' di rispetto qua, mi gioco tutto e qua, fermati qua. Facciamoci riconoscere. No, vieni qua. Così non ci sparano. Ecco. Vada a sinistra. No, già interdetta. Ehi, vediamo che succede. Non troppo vicino alla zona interdetta. No, via. Ci sparano, via. Ciao, fottuti, Carlo. Ma che sta succedendo? Hai mai visto tu lo stato di allerta? Chiami Enrico. Forse c'è anche lo sto chiamando, quello rotto in culo. Lo sto chiamando. Forse c'è anche il nostro amico Guerino. Guerino? Ma che è una donna, è Valentina. Valentina, mi sono scordato della sua transformation. Enco, io lo sto chiamando, Enrico. Vada sul cavalcavia. Esatto, qua sparavano. Vediamo se riusciamo a fare gli accattoni. No. Da Enrico, qua sparavano, da qua. Enrico, quello rotto in culo, mi ha rubato il Mercedes e non risponde. Chi è questo? Lei sa qualcosa della sparatoria? Che vuoi, tossico? Ma dicono che la città è in massima allerta. Ma sa qualcosa lei? Reporter Carlo! Fai le sprint per guadagnare e comprarti la cocaina. Grazie, Pacio. Ma perché è in stato di allerta la città? Perché praticamente hanno annunciato un apocalisse. Oh, attenzione! Guarda lì dietro! Carlo, entra! Guardi! Una gang! Ragazzi! Reporter Carlo, ragazzi, che sta succedendo? Ho sentito che c'è un casino in città. Stanno facendo l'amore. Non si capisce. Grazie, Gianni. Siamo in cerca di spiegazioni. Possiamo unirci? Venga. Purtroppo siamo in tre. Carlo, vieni. Io sono il reporter Carlo. Cazzo è il mio Mercedes, Enrico. Buonasera. Enrico, buonasera, ragazzi. Vada. La polizia, posso dire, dei fascisti.
Mi hanno state? In testa senza aver fatto un cazzo di niente. Dico, dov'è il mio Mercedes? Pezzo di fascisti, merda. Fascisti! Posso parlare questa sera? Non dov'è ci sono le solite donazioni, mi fa molto piacere. Allora, io volevo dire... Volevo dire che oggi è stata una bella giornata qui a Milano. Lì dietro, lì dietro. No, fai il giro. Fammi guidare a me, fammi guidare. Dai, tossico. Gira, gira. Qui? Eccolo, guarda. Ma guardate dove me... Ma guardate dove l'hai messo, guarda. Oh, grazie, Hank, non capivo. Guardate dove l'hai messo. Enrico? Dimmi. Ci sarà l'apocalisse. Ma non è che l'ho messo. Ma dove va quello? Allora c'è la polizia. Non è che l'ho parcheggiato. Guarda, ero qua che stavo. Io. Oh, Timmy! Che... Salve! Gesù! C'è l'apparizione! Gesù! È arrivato! Gesù! Sotto le spoglie di un barbone è arrivato Gesù, il nostro salvatore! Gesù, Gesù! È arrivato, sì, Gesù! È arrivato Gesù? Però in realtà anche con te. Cosa? Salve! Chi è Gesù? È lui? È lui, il barbone! Sono il signore mio, cosa? No, di nuovo questo qua con l'Alzheimer! Gesù, Gesù! Sono il signore mio, cosa? Ennio Costa, le posso chiedere? Carlo, andiamo via, andiamo le via. Posso chiedere un favore? Gesù, Ennio! Mi dica! È possibile... È possibile riportare in vita l'annunzio? Ma per chi mi ha preso per un santo? Ma lei Gesù! E sembra un santo! Ce l'ha un kit riparazione per noi, per favore? Io andiamo. Non ho niente! Cosa volete? Mi volete rapinare? Andiamo! Lo fanno tutti e chi cazzo mi crede di andiamocene, Carlo, dai! Grazie, yes, Mapo! Dove andiamo? Prendere armi! Ma dove cazzo è quel... Diciamo... Occhio quella vuota bucata, Ma okay. Che? Allora non mi dire... Sa... Oh, occhio Gesù! No! Ma figa, io non l'ho preso. Sta bene Gesù? Ma porca di... Nonno, sta bene? Ma porca, ma ti sembra normale che non si può fare un giro e mi arrotano? Porca di quella puttana, porca, io ci capisco più. Cazzo, mi avete rotto i coglioni. Grazie, brate. Vabbè, Gesù, la salutiamo, è stato un piacere. No, Gesù. Allora, che... senti, noi ci siamo il quarto, Io se il sottospecie di guerriero non viene... Ma forse c'è Valentina, ma scusami, ma se ci uniamo all'apocalisse... No, l'apocalisse è un par di palle. Non sappiamo un cazzo noi. Vabbè, intanto prendiamo le armi e poi vediamo. Se... Ma ci serve il quarto, ragazzi. Ma prendiamo le armi, basta, mi hai rotto il cazzo. Sono due giorni che andiamo in giro a darti i soldi. Vai a prendere ste cazzo di armi e poi andiamo in giro. Cafone, pezzo di merda. Dov'è Valentina? Ecco, di nuovo sono in tempo. Fascisti di merda! Grazie, David. Se no chiamo Diva. Momo, io chiamo il Momo, mio amico Momo. Ma abbiamo delle armi, basta! Stiamo andando a prendere, testa di cazzo. Ecco. Gli ha dato del fascista e ci inseguono. Cazzi, ma mi hanno sparato in testa senza motivo. Ma no, Enrico, c'è l'apocalisse, la zona interdetta. Ma non me ne frega un cazzo di niente, non mi puoi sparare in testa. Ma c'è la SWAT, noi faremo parte dell'apocalisse. Allora, fanno la aspettiamo se vengono qua 5 minuti, se non arriva si chiama Momo, Ma scusami, servono 4 cristiani. Mi hai rotto il cazzo. Dove sono ste armi di merda? Servono 4 cristiani, pezzo di merda. Dove sono ste armi? Nel tuo ma buco. Ma perché c'è l'apocalisse? Nel tuo buco di culo. Hanno sancito una guerra tra tutte le gang che rende la polizia. La polizia è in assetto SWAT. Carlo, tieni, questo è un regalo per la nostra gang Camorra. Tieni qua, questo è per te. E questo è per te, Enrico. Un orologio? Cos'è? Un orologio molto importante. Ma scusa, ma chiama Valentina, no? Dove cazzo è? Non so dove mica. Figa. E ti ho rotto i coglioni. Oh, c'è un panino con la porchetta, ma vai. Testa di cazzo. Oh, mi dai un panino? No, perché sto morendo di fame. Dammi le armi. No, ci serve il quarto. Non ho acqua, mi si conge Glenn. Carlo! Oh, Carlo. Qua ho scopato tua madre, ecco perché mi ricordavo il posto. Pezzo di merda. Mia madre è morta. To-
tossico, sei un tossico, sei un tossico. C'è la madre di Danilo? Pezzo di me. Sento voci, sento... Venite, ragazzi, venite. No, no, non puoi fare mega plays. Dai, fammi salire. Fammi salire. Vai giù. Basta. Ce l'ho fatta, ragazzi. Hai visto che ho fittato Carlos? Ce l'ho fatta. Vieni, Eric, vieni anche qui. Oh. Obla, no. Enrico, vuoi fare anche tu il tuffo? No, sono tutto sbronzo. Ma io sento macchine. Dai, ma facciamo qualcosa! Facciamo Oh! Ma facciamo, prendiamo queste armi intanto! Eh sì, ce l'ho le armi, ci serve il quarto però! Ma intanto andiamo in giro con le armi, mi dia un'arma! Tieni! Dov'è Enrico? Olà! Manda a curarci in ospedale, sono ferito. Mi dia un'arma. Come ha fatto a tuffarsi? Salite, andiamo. Ma lo guardi il fondale prima di tuffarti? Dove vai, Enrico? Ah, tossico. E sì, è Valentina? Valentina? No, un vecchio di merda. Cosa hai detto? Ah, lei non è Valentina? Vecchio di merda della tua madre, puttana, stronzo. Vabbè. Vabbè, post-scorbutico. Mi sa di sì. Uscendo di sparo, stronzo. Ah, vada a casa che è tardi, che c'è la rivolta. Entri. Tossico, vai a casa, ubriacone. Non gli colpire la moto. Guarda dove la sua moto che fine fa adesso, pezzo di merda. In piscina? Di miniera. No! No! Vai via da qua, parcheggiata. Quindi cosa stiamo facendo? Dove cazzo è Valentina? Dove cazzo è Valentina? Vabbè, io chiamo un amico mio, fanculo Valentina la buchina. Andiamo, dacci le armi intanto. Sì, chiamo anche il mio amico. Ma quando passa sbronza, Scusami, Enrico. No, ma sei un coglione, guarda. Ma non l'ho fatto apposta. No, andiamo. Prendi Enrico, andiamo all'ospedale. Adesso chiama l'ambulanza, chiamala. La chiamo io, va. Vado a fare un giro di perlustrazione, arrivo tra poco. Sempre che la polizia non mi... Oh! Attenzione. Salve. Oddio. Salve, scusi. Sì? È Harry Potter questo. Chi è che mi ha detto vecchio di merda? No, è morto. Chi è?
Sei dentro, Gio? No. Posa la pistola. Sei dentro, Gio? No, posa la pistola. Ragazzi, state zitti. Oh, Carlo, vieni con me, dai. Zio, come stai? Tutto bene? Adesso chiamo mio figlio. Infatti, ragazzi, voi non sapete che cazzo state parlando. Chiamo mio figlio Pablo, aspettate, vai. Chi è che t'ha... Carlo, vieni, dai, andiamo, Carlo. Chi è che t'ha chiamato? Quello che è morto adesso. Ma non c'è, non vedo nessuno. Carlo, vieni, dai, andiamo via. Ma... Oh, aspettate che gli devo dare una degna sepoltura al mio amico. Pensi di merda. Porca miseria. Sì, portiamolo con noi. Lo puoi buttare nel cazzonetto a questo. Portiamolo con noi. Lo portiamo al cazzonetto, sì. Vai a fanculo, vecchio di merda! Non puoi parlare, stai zitto. Non me ne frega un cazzo. C'ha anche sparato quello sotto il culo, dai. Questo ci lasci stare un paio di coglioni. Non è una voce che sentite nel vostro cuore, la mia. Sta zitto. Dai, facciamo sta rapina. Cerchiamo il quad e facciamo sta rapina. Via. Oh. Oh, mamma. Mi senti? Momo è il classico nome da spacciatore. Ci abbiamo 4 fucili. Aiuto! Ci abbiamo 4 fucili, Momo, vieni al motel. Prima possibile, dai. Ma no, Enrico, dobbiamo salvare Enrico. Dobbiamo salvare Enrico, Badux, dai, Drilo. Danilo! Non mi chiamo Danilo, rotto il culo, stiamo inseguendolo. Sì, ma va molto più veloce di noi. Adesso arriva lì, arriviamo da lui. Tanto senti Max al telefono. No, ormai ho chiamato Momo. Senti Max. Non so dove sia Max. Medico, eccolo qui. Medico, ci fai una cura complessiva a tutti e tre? Va bene. Siamo matti in culo. Aspetti, siete matti in culo? Sì. Anch'io a volte. Ma perché avete tutti la maschera? 212. Perché Carlo, te l'hai acquistata, so la maschera? Non ho saputo le ultime novità sul laboratorio. Senta, medico, non ce ne frega un cazzo, guardi. È caduto un aereo sul laboratorio. Sì. Allora, Carlo, te ce l'hai questa maschera così? Da rapinatore ce l'hai? Sì. Come si mette il muscolo? Shift 8, muscolo Shift 8. Il ragazzo a terra. Enrico, muscolo H. Ma è morto. Fatti i cazzi tuoi, te. Va bene per rapinare? Sì, va bene. Sta zitto, non lo dire il cazzo. Oh, scusami. È vero. Va bene per il Romix. Ah, il Romix, ok. Capisco. Medico, ci fa anche una cura a me, al mio amico qui? Sì, un attimo. No, ho due mani. Manda una posizione al GPS a Max. Non so dove cazzo sia Max, ormai sta arrivando un altro. Dai, non mi ripeto con io. Vediamo un po'. Cosa fa con la maschera lei, da volpe? Devo andare a Romix, tra poco. Lei ha la testa maschera, testa di cazzo. Ma siamo in America, come fa andare a Romix? Al San Francisco Comic Con. Non c'è. Allora, niente. Opla, era per testare. Oh. Enrico, come ti senti? Ecco qua, ho detto ad alzarsi piano piano. Enrico, grazie mille. Come i vecchi? Ok. Un qualche... non so che cazzo mi è finito adesso, un rincoglionito. Grazie mille. Ce ne sono molti qua. Posso chiedere una piccola cura, che ho fatto dei tuffi, certo, la piscina era bassa e sono un po' così e cos'ha. Stai attento che fa anche freddo. Sente meglio? No. Venga, signor. Eccomi, dottorissimo. Aspetta, mi fatturi, non si preoccupi, tanto non le pago. Oh, sono ubriaco. Oh. Guardi, medico! Venga. Scusi. Dove le fa male? Il collo. La schiena. Il colon? La schiena. Ah, ok. Si tolga il giacchetto. No, il grembiule. Così? Si deve sdraiare, si deve togliere i vestiti. No. Come faccio a guardargli la schiena se è sdraiato? Mi scusi. Dove stare? No, i vestiti no. Come mi tolgo i vestiti? Muscolo Y, in mezzo al cerchio c'è maglietta. Cerchio della vita. Ecco, guarda che fisico che ho. E qua. Ok. Si alzi.
Alzati, Carlo, medico, fammi una cura al volo, che io sono entrato in casa, mi sono... Ragazzi, Enrico, ti presento Momo, un mio amico caro. Salve, Momo. Zalve. Scusi. Che te l'è successo, fratello? Allora, Momo, io c'ho... Okay. Ho parlato con grazie, dottore. Medico, sì? Fammi una cura anche a me. Quello stradale? Il cartello, abbiamo... Che cartello? Solo che sono al medico. Io lo faccio alla comoda, questa cosa. Va bene, comunque abbiamo quattro fucili. Abbiamo quattro fucili e quattro giubbotti. Si va a fare una fica. Ma le munizioni te le hanno date? C'ho anche le munizioni, pezzo di merda. E le pollastrelle ce l'hai? Vuoi? Ah, è vero. No, per quelle devi chiamare Tony il Pappone. No, Tony il Pappone è un coglione. Grazie, medico. Fa pure rima. Esperti, devo fare la fattura. Di chi è questo? È amico vostro? Sì, sono un collega di Giascarlo. Abbiamo iniziato la carriera da youtuber insieme. Io porto dei contenuti abbastanza rari. La crema di che? Che detto? Non ho capito. A posto, buona no, parola, dico, sono uno youtuber anch'io. Mi occupo, faccio tier list delle puppone su YouTube. Ma che cazzo è essere un youtuber? Si mangia? Ah, siete quelli che cucinate? Ma sai, il celebre sito rosso. Non riesco a andare in casa io, perché rosso sono entrato in casa e sono andato giù con la testa. E ti sei fatto male, fratello? Non ce l'hai capito, fratello? Che te l'ha detto? È figa, non riesco a... Io ci sono, ragazzi, eh? Anch'io sono carichissimo, ragazzi. Sì, io adesso prendo le armi, ma non mi fa entrare più in casa, Momo. Un attimo solo, sto parlando. Sicuro che non è che hai sbagliato chiave? Ma no, no, c'è per caso Max in città? Un attimo solo, apro e chiudo gli occhi, ragazzi, ormai siamo quattro. C'è per caso Max in città? Max chi? Max. È un nostro amico Beacone. Il nostro amico. Posso chiedere informazioni? Che cazzo è essere youtuber? Ma è un generatore di contenuti online, di provider. Generatore di che? Senti, provider. Non ho per i coglioni, Momo. Allora, meno ci conosciamo meglio è. Tu non stai simpatico a me, io non sono simpatico a te. Fine della storia. Zuzzerio. Fine della storia. Perché tratti male fratello Mohamed, bravo? Fine della storia, meno ci conosciamo meglio è, rimane una cosa tra di noi, solo per business, ognuno, meno mi conosci meglio è. Enrico, mettiti la maschera. È una questione di affari? È una questione di affari. Non ce l'ho la maschera, ma io vado così, non ho niente di cui vergognarmi. Esatto, bravo Momo. Ho 5 follower su... Meno ci conosciamo meglio è. Come mi chiamo io, Momo? Volpe. Bravissimo, al top. E io come mi chiamo? Ninja. Ninja. Perfetto, vedi che ci siamo già capiti. E lui è Gian Enrico. A lui lo chiamiamo per nome davanti alla polizia. Gian Enrico si chiama. Tanto non mi conosce nessuno. Zuzzerio. E c'ho tipo 5 follower, sono fallito. Ma che cosa sono i follower, ragazzi? Ma se... Bro, ma dove cazzo sei stato? YouTube, follower, ma che mi frega, sfiga, coca mignotte, dai. Tu mi parli di YouTube che non so neanche che cazzo è, fratello. Bro! E che cazzo? Se tu non ma tu spacci, tu spacci, Ninja? Sì, Volpe. Al top. Oh. No, e mi metto per vederti meglio. Vuoi fare cazzotti? No, 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 no. Sicuro? Oh, calmi, calmi. Siamo colleghi di lavoro, per favore. Andiamo a controllare il perimetro, un secondo. Ma che devi controllare il perimetro? Che non c'è nessuno. Pronto? Chi è? È qui che si dorme? Zabbè, no, noi siamo qui stiamo facendo del sesso omosessuale. Ah, figo, anch'io. No, 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 se no, ne vada, per favore, se ne vada. Non so che malattie hai, vai via. Siete cattivi, vaffanculo. Se ne vada, è una cosa tra di noi, se ne vada. È umma qui, ragazzi. Vedi che dovevamo controllare il perimetro? La classica scusa del sesso omosessuale. Un attimo le armi in casa, Che casa di merda. Posso dirlo? Ah, vivi proprio qua nel ghetto. In the ghetto, come cantava Elvis. È sparito. In the ghetto. Sono io, Giordano? Oh, Giordano. Apri l'esta porta. Giordano? Che tu l'hai detto? Pronto? Toc, toc. Giordano? E mi sa che si vergogna della sua catapecchia di merda. Toc, toc. Chi è?
cazzo, gli effetti sonori, neanche Steven Spielberg ha una roba così. Si chiama bussare. Ma chi sono sti versi? Mi sto stiracchiando. Occhio che non ti parte materia da dietro, però. Non so come funzionano i tuoi pezzi di corpo, ma se mi stiracchiano è che il cacco addosso. Io sentivo che spingevi, fratello. Allora? Cominciate a prendere questo. C'è un elmetto da pirla. Fatti i cazzi tuoi, scemo. Ok, questo dovete metterlo tra poco. Adesso vi do le munizie. Ma prendiamo ospite? Sì, è da prendere un ospite e io c'ho un problema. Sento persone, eh? Ma sai che sento come sento? Un attimo solo. Com'è il perimetro, ecco. Carlo? Mi sa che questo è il posto preferito per i voyeuristi. Vabbè, ma noi non ci offendiamo. Momo, puoi controllare dietro, per favore? Sì. Damiano? Ma tu hai pistola, Hank? Enrico? No, io dispongo solo di munizioni. Vedi un orologio? Tiraglielo addosso. Non so cosa ci devo fare. Opa! Lo fai serio, dai, vieni. Venite qua, ragazzi. Magari mettiamoci in piscina che è più sicuro. No. Cara, adesso stanno arrivando. Allora, mi metto anche il giubbino. Siamo caldi? A me servirebbe del cibo. Grazie, grazie. Ce l'ho io, ragazzi. Quando hai da bere? Sì. Numero? 259. Grazie. No, panino, porchetta, non posso, fratello. Mandami a me sto panino, dai. Te lo do a te. Mangio tutto io. Io prendo da bere. Ma quindi non ho 259. Capito, praticamente. Mi stanno arrivando le armi, un attimo. Noi andiamo in sto posto di scambisti. Devo succhiare il cazzo a uno e poi... Che cosa? Ma voi non siete quelli che ho conosciuto su Reddit? No. Allora ho sbagliato io. Che si fa? Andiamo? Un attimo solo che mi stanno arrivando. Le armi mi stanno arrivando. C'è glu 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 glu. Ti ho dato da bere. Stanno arrivando le armi. Non l'hai dato me. Buonissimo. 256. Grazie. Enco, ma te ce l'hai la mascherina? No, ma lui non gli interessa. No, la devi mettere per forza. Non ce l'ho, ma non mi serve. Mettere, un attimo Enrico. Il volo negozio di maschere. Prima le armi e poi il negozio di maschere, va bene. Aspettiamo un attimo le armi e si va a prendere tutto, dai. Ma non ho manco una lira addosso. Dimmi il numero tuo che ti do i soldi. 233. Ok, non c'è nessuno, ragazzi. Ci possiamo muovere? Sì, un attimo solo, il gesuita mi sta dando le armi. Ok. Le maschere si comprano in spiaggia, no? Ok, un attimo solo, ve li do, ditemi i numeri. Boh. Come si vede? Che cosa? Basso a sinistra. E 211. Dobbiamo anche metterci la borsa per mettere i vicini. Sì, dobbiamo andare a comprare la borsa per loro. Poggers. Mamma, dimmi il numero tuo.
2, 5, 6. Ok, te che già c'è la borsa, tieni la cappa. Un attimo ragazzi, adesso andiamo a prendere... Ok, bet sulla rapina, va bene. Al negozio di vestiti a prendere la borsa. La rapina andrà a buon fine? Sì, no. Speriamo di farla, grazie di no. Niente russo. Andiamo, andiamo, andiamo. Dammi almeno una pistola, Carlo. Aspetta che prendo la macchina. Carlo, mi stanno arrivando gli AK, un attimo, adesso lo do anche a te. Vabbè, intanto aspetta, andiamo in macchina, no? Seguimi, seguimi. Ti aspetto qui, andate. Ma che succede? Ah, ok. Si è sentito male. Si è sentito male? È svenuto, è caduto dalle scale, andiamo. Andiamo intanto noi, ha detto. Ragazzi, andiamo. Ha detto Giordano che ci aspetta lì. Uguale. Ah, allora, negozio vestiti per mettere borsa e poi andiamo maschere. Esatto, esatto. Facciamo così. Non diamo troppo dell'occhio. Oh, era qua il negozio di vestiti, perfetto. Ciuhu. Queste magliette de cazzo. Salve, 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 salve. 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 Senta, lei commesso? No, è andato un attimo alla toiletta, arriva subito. E avrei bisogno di una maglietta, porca di quella puttana, porca. Che detto? La 44 la borsa, ragazzi. Non cazzo di nessuno questo posto di merda. Eccomi, boys. Fatto. Oh, ma che cazzo fate? È carnevale, porca puttana. Comic Con di Napoli. Vediamo, grazie di tutto. Sì, è una prova. Sì, ci va noi, ci va mio nipote lì. Esatto, esatto, esatto. Gna, gna, ci sono. Andiamo, andiamo al mare. Tutti al mare. Esatto, andiamo a maretta mare, via mascherina. Le chiappe chiare. Ma questo che cazzo fa? Chi è questo impazzito? È Danilo. Ma col... Madonna. Ma così. Dio. Ma così mi esci in testa. Allora, parte la maschera viola che ti vedono tutti. E poi col cazzo di fucile in mano, ma sei proprio un pizzo. Oh, che momo, fermati tu dalle armi, dai, mettiti in questo cantiere del cazzo, dai, muoviti. In questo qua a destra? Fermati, fermati che gli do le armi, fermati, fermati. Scendete, Enrico. Ok. È la guardia, nuovo. 2-1-1. Ok, tieni, ditemi i numeri. 2-1-1. Oh. Com'è già qui, USA? Sì, poi usi tutte le munizioni. Per caricare, prendi il fucile in mano, mi raccomando. Ecco, stavo già per non farlo. Non ho munizioni, caro. Come non hai munizioni? Te lo date prima? No, no. Tieni qua, numero. Ce l'ho, ce l'ho. Ma ce l'ho, sì, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, caro. Dai, entrate. Posate gli AK dalla mano, andiamo a comprare un attimo il... Ok. La maschera d'Enrico, sali Carlo. Arrivo, ma qui la situazione si fa infuocata, ragazzi. Qualcuno deve fare un discorso per hyparci. Adesso lo si fa il discorso di squadra. Qui è Lundini. Chi è Lundini, vero? Somigliava. Allora, c'è da dire che siamo in situazione di panico generale, per cui vuol dire che la polizia è impegnata su più fronti, per cui vuol dire che noi saremo avvantaggiati, credo. E il problema è che se arrivano arrivano i SWAT, ma io gli sparo in testa subito appena li vedo quelli. Se arriva la SWAT siamo fottuti, ragazzi, ve lo dico. Sì, c'è solo SWAT in giro. Quanti più posti con più posso con me. La SWAT sono pazzi, quelli entrano dentro, teste di cuoio. Guardali. Erano lì, erano lì.
Questi sono vari. Mi sono rizzato dentro per dentro questo. Mi hanno sparato in gender Jedi. Anche a Enrico. E anche a me. Ma questi sono pazzi. Innocent life matters. Ma è così, uno dice la sicurezza, ma si scambia per la libertà. Un po' all'americana, un po' un NA police. Un che? North American police. Compra la maschera, Rex, dai, ti lascio qui, veloce. Dai, grazie. Oddio. Veloce, dai. Salve. Salve ragazzi, anche voi pronti per il Comic Con? Quella di Masbello? Enrico, te sei un coglione. Occhio al bordello. Ma che maschera hai preso? Dobbiamo andare a fare una rapina, mica andiamo a una fiera, dai. Anche voi pronti per il Comic Con, Come andiamo alla fiera? No, non andiamo alla fiera, mica andiamo a fare una rapina. Muscolo Shift 8, vediamo. Sì, nel sedile di dietro sembra che stiamo andando a un Comic Con. Riesci a fare Muscolo Shift 8, testa di cazzo? Sì. Grazie Gorilla. Non c'è un cazzo. Ah, ok. Sì. Allora, noi ci servono un ostaggio, giusto, Momo? Non abbiamo la macchina, però. Prendite una macchina, questa macchina, prendila. Te e prendiamo un ostaggio al volo, dai. Mettiti la maschera, Momo. Mettetevi le maschere e si va a prendere un ostaggio, ragazzi. Lo prendo io l'ostaggio? No, lo prende Momo, dai, ma che prendite... Che vuoi far paura con la maschera da volpe, scusami, dai. Però ho bisogno di qualcuno che venga con me. Enrico, vai con lui, Enrico. Vieni lui. Volpe. Vai, Vengo io, Volpe. Carlo, vieni, dai, che cazzo fate? Ma che cazzo di organizzazione è? Ah, la portiera! Ascolta, Volpe, tu ce l'hai pistola? No, ho solo la cappa. Ok, scendi, punti lo stronzo. No, allora guida tu e io punto lo stronzo, lo ammanetto e lo carichiamo in macchina. Ah, ma io posso puntare con la K? E da macchina no, però. No, da sceso. La vuoi scendere? Sì. Non ce l'hai problema. Va bene, troviamo qualcuno. Basta che non troviamo qualcuno. Facciamo una piccola truffa, magari non troviamo nessuno di importante. Al negozio di vestiti di prima, vediamo se ci sono ancora. Ah, bravo. Forse lui! Quello lì! Oh! Quello dietro! Girate! Ai. Lui! Pronto per la manovra B? Sì. Mi scusi? Scusi. Prima ho dimenticato il borsetto. Come? Oh no, ragazzi! No, fermati! Scendi dalla macchina! Scendi dalla macchina! Non ho fatto niente di male. Scendi dalla macchina, per favore. Sono già sceso dalla macchina, ma che cazzo. No, ci cazzo. Vediamo che c'ha sto stronzo. Non c'ho niente, sono povero, che cazzo ci devo avere, porca di quella puttana. Silenzio. Scusa. Silenzio. Mettiti in bavaglio. Vai, adesso entra la macchina rossa, dai, muoviti. Sì, quella rossa. Veloce, macchina rossa, vecchio di merda. Calma, ragazzi. Veloce. Marshmallow, entrate con me. Veloce! No, mi serve uno con me. Vai. Volpe, vai tu. Ma fare io, porca di quella. Gigi, facci strada, Gigi. Vieni, Volpe, vieni. Fui. Vai, facci strada. Andiamo a Blaine? Vai, Blaine. Come ti pare? Ragazzi, non ho fatto niente di male, vi prego, lasciatemi stare. Ascolta, Vecchio, ma smettila di parlare. Smetti di parlare? Sì, ti chiedo scusa, ma secondo me ho fatto. C'era anche quello, potevamo prendere un secondo. Guarda, andrà tutto bene. C'era un altro lì, potevamo prendere anche il secondo. Ah, io ho 83 anni. Ne prendiamolo solo? Sì, quanti cazzo ne vuoi prendere? Cazzo, ne prendevamo di più. Andrà tutto bene, non si... io ho 83 anni e ho combattuto in Vietnam. Va bene, ora vieni con noi. Nel 61 ero in Vietnam. Vieni con noi. Ma stia zitto, vieni con noi in un posticino carino, vediamo cosa succede. Porca di quella puttana, porca, io non ho fatto nulla di male a nessuno, Ho sempre lottato per la patria, sono una brava persona. Zuzzerio? Sì, io ho combattuto in Vietnam, porca puttana. Aspetta che cerco, quanto cazzo me ne frega. Poi ti chiedo scusa. Sono battuto un po' da ragazzi, però più meno parli, più meglio è. Come?
Meno paladini meglio è. Sì, allora me ne sto zitto, basta che non mi fate del male, eh. Da dove vieni, vecchio? Sì, sono italiano, poi sono andato in America e mi sono arruolato Gio? Di Marines. Sì? Come? Ragazzi, non abbiamo una radio. Ragazzi, ce l'avete una radio? No, no, nessuna radio. Vecchio, sì, c'è una radio? La radio la mettevo negli anni 80, porca puttana. Adesso avete gli smartphone utilizzati. Oh, vecchio, ti ho solo fatto una domanda, non è che mi devi raccontare la storia della tua vita. No, non ce l'ho la radio, ma che cazzo? Basta, rispondi. Scusa. Ma dove stiamo andando, uomo? Stiamo andando alla Blade. Ma sfortunatamente ha sentito troppe cose. Lo dobbiamo ammazzare? No, 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 vediamo, vediamo. Io non mi ha fatto niente di male, porca puttana. Io la sapevo, me l'hai detto, mio nipote resta a casa. Io sono voluto uscire per fare il coglione, mi vado a comprare la maglietta. E vedi cosa comporta uscire in questa sì, situazione? Ma non riesco più, porca puttana, perché non mi fate del male. Ma lei va a donnine, immagino, le piacciono le donnine? Ma lo sa che tutti i soldi del dopoguerra li ho spesi in casino e puttane. Guarda, allora se fai bravo dopo la portiamo, allora la portiamo. Dove mi portate dopo? A donnine e al casino se fa il bravo. Basta che non mi fate del male perché sono una brava persona io, eh. Sì, non si preoccupi. Fratello? Chiama l'altro nostro amico. Come cazzo lo chiamo? Non ce l'ho mica il suo nome. No, non sto parlando con te. E che cazzo ne so non io? Prende il telefono qua. Che driver. Ma siamo sicuri che è la strada giusta? Sì, fidati. Passiamo queste qua delle montagne che almeno non becchiamo polizia. Vecchio, ti sei messa la cintura? Sì che ce l'ho, ti pare. Ma non quella dei pantaloni però. Che cazzo ne so io. Ma mi sono messo quella della macchina perché mi ha preso per un incivile. La sicurezza no, prima di tutto, eh. Magari sei come vecchiaia, insomma. Ma mi dica se deve. Mi dica se deve far pipì. Come? Mi dica se deve pisciare, che qua se viene pisciato non lo voglio da un vecchio. Sì, allora se mi accosta un secondino. No, se la faccio addosso. No, ci sono io dietro. Che cazzo, me lo dite voi cosa devo fare e me la faccio addosso. Tienitela per un po', non ce la fai? Soffri di continenza? Ce la faccio, sì, un paio di minutini, ma poi devo farla, se no me la faccio addosso. Vai, fai far pipì a Mike Buongiorno dei Poveri. Come? Non veloce, sono veloce, dai, veloce, veloce. Però conosco Allegria. Sì, calmi, eh. C'è un'altra macchina, eh? No, non mi faccia vedere, dai! Chiedo scusa! Basta che non mi tocchi poi. Se lei mi controlla io cosa devo fare? Sì, ma non mi fa vedere il pisello rancido. Vecchio, non mi toccare. No, ti chiedo scusa, guarda che. Tieni le mani a posto. Sono una persona pulita. Insomma, ti sei appena toccato il pisello. Sì, che ne sa che me lo sono toccato, magari ho fatto attenzione, eh. Magari lasciamo stare, va. Ma passagli l'igienizzante. Se mi passi quella che la vedo, c'è lì la cosa lì, come si chiama? Che porca cosa? Porca puttana, la mucchina, sì, la mucchina lì, passamela, no? Ma scusa, ti sembra un farmacista? Ma sta lì davanti. E prendilo, che cazzo? Allora, aspetta. Si tappi un attimino le orecchie. Che dobbiamo fare? Cosa stiamo facendo? Cazzo, quindi anche se non me le tappo è uguale, no? Sei al telefono, Volpe? Sono al telefono, alla frica. Come alla frica? A Paleto, Paleto. A Paleto, Paleto. Quale Paleto? E loro sono alla frica. Alla frica? Sì. Ma quella è una merda, è piccolissima. E poi c'è un codice di merda da fare, è difficile da fare. Andiamo a Paleto. Abbiamo bisogno di hacker. Chiama Damiano, andiamo a Paleto. Paleto da quanti è? Quella anche di più di 4. E andiamo al Paleto.
Basta che non me tu lo non hai sentito nulla, andiamo qua, andiamo al paletto a giocare al casino, va bene? Basta che non me lo mettete nel culo il paletto e a me va bene tutto, eh. Hai figli? Sì, sì, ho un figlio e due nipotini. Mi hanno anche regalato un telefono, ma non funziona, non c'ha nemmeno i tasti. Ok, ok. Se lei si comporta bene... Ma per chi mi ha preso? Per un incivile? Grazie Filippo, tutto a posto. Andiamo al paletto, andiamo al paletto. Volpe, chiama quell'altro, Cappuccia Rosa. Ce l'hai il numero? Io ce l'ho. Chiamalo, chiamalo. E non c'è segnale qua. Come non c'è segnale? Ce l'hai? Mio... Grazie, Michi. Sì. Dammi il numero, dammi il numero. Aspetta, sto chiamando. Oh, porca puttana. Io ho segnale, dammi il numero. Tappati le orecchie. Ehi, sì, non ci sento un cazzo, anche se non me le tappo. Ci sei, Volpe? 555? Sì, sì, sì. 78 973. Ah, non ho il gestore telefonico. No, non c'è coso? Torniamo da loro. Vabbè, torniamo. Eravamo vicini però io. Posso dire che in questa macchina c'è puzzo di merda? Forse sei tu. No, non sono io, sono una persona pulita e non sono mica un incivile. Per chi mi ha preso? Sei grazie, prove. Aspetta. E dimmi il numero, un secondo. E che cazzo di numero ti devo dare io? 555 35 79 973. 555, poi non me lo ricordo più, eh. Se ti vorrei dare una mano. Ecco, provo. Ma suona? Il telefono 555-79753? Non raggiungibile. La preghiamo di riprovare più tardi. 555-78973. Fratello! Sì, ok, stiamo andando a paletto. A paletto. Sì, a paletto, alla Play. Gratuito. Già. Il telefono della persona chiamata potrebbe essere spento. Che fanno? Vengono? Sì. Continuiamo il piano. Sì, continuiamo il piano, sì. Continuiamo il piano. È un piano per portarla a Mignotte al casino. Sì, ma guarda che le Mignotte ci sono anche in città, eh. Non bisogna mica andare a fanculo per le Mignotte. Sì. Si tappi le orecchie, ma secondo lei il signore con la sciarpa rosa ha anche una piccola pistolina? Può essere, sì, forse. Non sapere. Andiamo, guardi che bella la campagna. Oddio, chi è questo? Ah, mi ricordano i tempi di guerra, eh. Sì, che bei ricordi. Quando ero giovane, sì, nelle Alpi, sai, è qui simile il posto. Conosci le Alpi? Sì. Sì, era un bel periodo quello là, sì, quando ero in Italia. Ah, cosa? Dico, quando ero in Italia era un bel periodo, sì. Comunque sono il signor Ennio Costa. Aspetta, Volpe. Che culo. E chiamatemi per nome, signor Ennio. Signor Ennio, sì, sì. È per me il rispetto importante. Ah, signor Ennio? Sì, posso scendere?
Scenda, scenda. Devi scendere. Se non mi fate del male, eh. Oh, scendi, vecchio. E non riuscivo a staccare la cintura. Oh, porca. No, no. Vabbè, tanto è un vecchio di merda, non mi fai un cazzo. Dai, vai, muoviti, vecchio di merda, entra. Sono rotto tutto. Dai, dai, ti rompo il culo dopo. Ti no, 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 non ti ho fatto niente di male. Ti prego. Enrico, entra. Cioè, dove cazzo devo andare? Qui dentro. Buona. Oh, mamma, le macchine dove le mettiamo, mamma? Allora, vecchio, allora, tu ti metti qui. In ginocchio in americano si dice surrender. Che come? Surrender, surrender. Che io mi metto a scendere. Ma, no, ma non così, surrender. Come si fa a pararsi? A pararsi, ragazzi? Come ci si para? Spiegagli un attimo gli spot, ragazzi. Le macchine le tolgo da lì davanti? No, non funziona. Allora, ragazzi, come ci si come ci si appoggia ai muri? Ti sparo in testa, eh. No, non si può qua. Non si può. Ah, ok. Non si può. Mamma, le macchine le sposto? Chiederemo delle macchine. Ah, non si può. Non ci si può mai appoggiare, quindi? No. No. Ah, ok, ok. Momo. È un po' scomoda la situazione. Signor Regno, sia calmo, sia calmo, sia calmo. Sì, sono calmo, sono tranquillissimo. Signor Regno, lei ha viaggiato in compagnia di persone ragionevoli. Io non lo sono altrettanto. Sì, no, no, ma io sto zitto, sono una brava persona. Non sta stando zitto. Sì. Zitto, vecchio di merda, guarda, ti faccio fuori, eh. Sì, scusi. Ti secco, ti secco. No, 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 sto zitto, sto zitto. Pezzo di merda. Ci sono le telecamere, ragazzi. Oh! Oh, porco. Io spero non sia esploso il Momo, guarda. Se no sono Momo, stai bene? Momo. Sì? Stai bene? Sì, sì, a posto, fatemi vedere la mano. Ma abbiamo lasciato l'ostaggio libero. L'ostaggio non si muove da lì, se no lo facciamo fuori. Dove cazzo va l'ostaggio che lo secchiamo qua, sto vecchio di merda? Ok, ragazzi, allora, le postazioni sono queste. Una è qui. Mettili tu in ordine, veloci, veloci, dai. Ok, se sparate sulla destra, vedete che avete un po' del corpo coperto? Sì, sì. Avete capito? Sì, sì, sì. È meglio sparare dalla destra, eh. Ma sto vetro è antiproiettili? Le Momo, porte... Cosa? Sto vetro qua antiproiettili, diglielo, spiegaglielo. Sì, dai, sì, sono antiproiettili, cazzo, ragazzi. Dai, diglielo, figa. Tutto questo è antiproiettile, tutto questo è antiproiettile. Le porte quando sparate si aprono. Allora, ci fanno organizzare perfetto. Così nella lobby. E tu sei benedetta fra voi... le donne, benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Zitto! 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 Mettiti come stavi prima, pezzo di merda, muoviti. Mettiti come stavi prima. Ti faccio saltare la testa, pezzo di merda. Te la faccio saltare, guarda, adesso mi inculo anche tu. No, va bene, primo posto quello, poi... Zitto, pezzo di merda. Ok, vieni, l'altro... Aspetta che sparo le telecamere. A posto. L'altro è qua, sempre sparando sulla destra, vedete, diciamo, si chiama... Sì, ho capito, capito, perfetto, così. Poi... Oh, quanti poliziotti saranno adesso contro di noi? 25.000. Ah. L'altro posto è un posto di merda che secondo me conviene stare qua, così. Quando okay. Arrivano a sparare, pa 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 pa. Ok, quando parte, quando prendiamo, quando dobbiamo scappare? Quando muoiono tutti i poliziotti. O volete già scappare? Non sparare. Che volete fare? No, no, spariamo, spariamo. Spariamo, quindi spariamo. Mettici nelle posizioni sapendo che io sparo male, tu nelle più critiche voi. Allora, Carlo, quando sei in pericolo e stai mirando, muscolo spazio così, ma non sempre, eh. Non è abuso. Oh, vecchio, stai zitto, ti faccio saltare la testa, scemo di merda. Hai capito, Carlo? Forte e chiaro, forte e chiaro, via, via! Anche te, quando miri il muscolo spazio, una volta... Discorso, discorso e motivazionale! Cercate di sparare sempre alla merda, testa, merda, la testa, merda, mi raccomando, cazzo, ragazzi. Ma non abbiamo i caschi. Vabbè. I caschi servono? No, non servono. Vai, vai, partiamo! Quando la polizia entra, farà questo movimento qua. Quindi occhio, eh. Se tu volpe riesci a stare coperto un po' e a sparare all'entrata, è a posto, è fatto. Non stare sulla sinistra perché sulla sinistra è il corpo scoperto. Let's go! Che Dio ce la mandi buona! Ah, io sto qua, io mi metto qua. Bruno. Allora, Volpe, tu puoi stare lì, io posso star qua. Che quando entrano spariamo insieme. Sì, okay? Sì, perfetto.
Saltiamo? Sì, aspetta. Marshmallow? Marshmallow? Io ti faccio saltare. Vieni qua. Cioè, no, io voglio aiutarvi. Tu puoi stare qua? Cioè, io posso darvi una mano, di non volentieri, Allora. Allora, lei deve fare da palo. No, no! Mettiti a terra, pezzo di merda. Muoviti, vecchio di merda. Mettiti a terra. Entra dentro. Però entra dentro. Ho un problema di fame. Dovrei un attimo. Ti conviene tenere. Vieni, Giordano, vieni. Volpe, vieni. Vedi, ti conviene tenere la porta così. E fare questo movimento qua. Ok. Tu sei l'ultima possibilità. Perché se cadiamo tutti a terra, loro faranno eruzione. E tu devi fare questo movimento. Pa. Ok. Ok, Marshmallow. Inizio io a scassinare le cassette. Arriverà la polizia. Ho già fatto partire. E allora devi stare. Allora, hai fatto partire tu, Volpe? Sì. Sicuro? Sì, è iniziata. Ma perché l'hai fatta partire? 39, dai, posizioni, Volpe. No, qua. Grazie, Nick. Ma hai fatto partire, devo farlo io. Come funziona? Come hai fatto? Oh, Carlo, l'hai fatta partire prima che ti secco, dai. Sì. È partita. Chi che spara? Sono io, non ti preoccupare. Testo un attimo il fucile appena passa un'auto. Se ti finiscono i colpi ti spacco, Testo la mia mira. Ah, dicono la pina cancellata. Sì, perché sei un coglione. Un attimo solo che faccio partire la rapina, spostati. Dobbiamo aspettare 1700 secondi, grazie Carlo. Cosa? Sei un gran coglione. Ma scrivi sul giornalino, chiedi se possono fare qualcosa. Scrivi te, dai, io mi sono rotto il cazzo di fare tutto io. È mezz'ora 1700 secondi, ragazzi. Senta. Mi scusi, signor criminale. Signor criminale. Mi dica. Senta, mi potrei un attimo sedere sulla panchina che le ginocchia dopo un po' soffro, Io ho detto di stare zitto. No, non ho fatto niente, ti chiedo scusa, Io, tanto sono una delle ultime allora, volte che si piegano. Allora vieni lì e non rompere coglione. Mi fate del male, vi prego. Sto un attimo così, va bene? Basta che stai zitto! Stai zitto. No, ora chiamano, ragazzi. Sono solo una brava persona indifesa, non ho mai fatto nulla di male nella mia vita. Ma che cazzo ho fatto io, porca puttana? Puoi riflettere dentro la tua testa? Rifletti sugli errori che hai fatto, tipo comprati le ciabatte della Champions, cazzo. Non rompa i coglioni sulle ciabatte che mi incazzo, Cosa hai detto? Cosa hai detto? No, niente, ti volevo. No, ragazzi, prego, non mi fate del male. Sono una brava persona, io. Sai, io prego tutti i giorni, ho combattuto per la patria. E infatti hai pregato tutti i giorni, guarda che cazzo sei. Questo ti fa capire come funziona pregare. Che puttana, non prego più allora. Che cazzo. Ma Damiano sta facendo il suo lavoro? Damiano? Dimmi. Stavo pisciando nella pianta qua, dimmi. E come facciamo? Facciamo più un cazzo adesso. Grazie, Revolution. E andiamo nell'altra, allora. Che ne dite? Oh! Sì, andiamo. Gigi, che succede? Ho scritto il giornalino, ma non mi rispondono. Chi è qui? Fermati!
Alfonso, sono Alfonso, non mi sparare. Ghi? Alfonso. Vai a fare il culo. No, no, fermati, fermati. Questo è un ostaggio. È ostaggio lui? Alfonso! Levati la maschera. Il vecchio! Levati il vecchio! Alfonso, io ti faccio secco. Non c'entri nulla che qua. Voleva scappare, che cazzo ci fai in piedi? Cosa cazzo fai in piedi? Alfonso! C'ho pochissima vita, dimmi. Alfonso, fermati, però... fermati. Dammi una pistola, Alfonso. Alfonsone. Ma non ho la pistola io. Alfonso, che c'è addosso? Che c'è addosso? Fatti toccare, c'è Alfonso. Grazie, grazie. Vai, vattene via, dai, mo. Vattene, dai. Attendila qui. Alfonso, non è il momento di giocare, Alfonso. Come ostaggio, no? Levati la maschera, dai, vieni come ostaggio, muoviti. Levati la maschera, muscolo shift 8, vieni dentro, dai, faccio di merda, muoviti. Te sei un ostaggio, te non sai chi siamo, ti ricordo, eh. Dai, muoviti. E io però ho un problema a muovermi. Grazie. Dai, Alfonso, dentro. Oh, Alfonso, coraggio, coraggio. Ti spara addosso. Ma Gigi, che dicono? Non rispondono i giornalisti. Non rispondono, vabbè. Che facciamo? Un mio collega? Sì, stia tranquillo che sono dei bravi ragazzi. Alfonso, ginocchio in per ginocchio. Favore. In ginocchio. Allora, okay, possiamo andare all'altro? Che ne dici, Danilo? Aspettate. Oppa. Aia. Possiamo andare all'altro? Gigi, cambiamo banca, che vogliamo fare? Per forza, no. Cambiamo banca, dai, ragazzi. Vado a recuperare delle macchine, ma. Ti seguo. Fermi! Sì, sto fermo. Ah, non mi faccia del male. No. Che cazzo mi miri? È scappato dal tuo ostaggio, eh? Come è scappato l'altro star? Ma non è... Ma coglione, quello è Giordano, oddio! Vieni, vecchio, vieni. Hai visto cosa succede? Hai visto cosa succede? Sono una brava persona, sono una brava persona. Sali, sali! Salga! Mi dovete levare le manette, non posso. Chi gliel'ha messo le manette? Il Gigi gliel'ha messo. Entra, dai, scemo di merda. Non posso. Metti le macchine, Gigi le manette. Prendetemi sopra se potete, o levatemi le manette. Ti prendo con una pallottola. Non ti ho fatto niente di male. Oh, grazie. Ma che grazie? Servono solo per farti entrare in macchina. Sì, grazie. Vai, entriamo. Vai, Momo, guida. No. No, scendi. Entra, muoviti. Potevo anche guidare, guarda che ce l'ho la patente. Enrico, non... aspettiamo Enrico. Enrico? Ah, porca puttana, era meglio se guidavo io, eh. Vai, andiamo. Oh, vi prego, non c'ho il telefono, dai. Non fate stronzate. Momo, guidami, dai, metti il punto. Ok. No, e qual è il punto? Ditemi il nome. Momo, vai con Enrico. Momo, mettimi il punto in macchina e poi vai con Enrico. Momo, ma dimmi cosa devo fare, che non capisco più un cazzo. Porca puttana, ditemi porca. Il punto. Metti un attimo solo, mettimi il punto in macchina, veloce. Facciamo quella di ieri? L'altro giorno? È la 4? Sì. E dai, muoviti, dai. Quindi? Ma non c'è quella, l'altra flica lì? Questa Quale? Qui? Questa qui lungo la strada, no? Assendi? Eh sì, la 814. Si può rapinare? Andiamo a vedere. Non lo so io. Non lo so, dimmi te. Andiamo qua, vediamo se si può rapinare. Ho sbagliato, ragazzi. No, lo sai te se si può rapinare? Dai, basta, let's go! Aspetta, ti ho messo il punto, andiamo. Vai. Sì. Ma non funziona quella, Momo. Vai, segui Momo! Momo! Guarda che quella non so se funziona, eh. E chiedi a un gesuita, Momo. Ma andiamo in quella che funziona, ragazzi. Sto facendo tutto io, figa, dai. Andiamo in quella che funziona, basta. Porca puttana, nemmeno una pena in pace si può fare ai giorni d'oggi, eh. Oh! Ma che fai? Siamo anche incastrati. Ah, ok. Ah! Che Gitto, cazzo vecchio. Se ho le visioni, E anche io ho avuto le visioni. Che è successo qua?
porca di quella. Che cazzo sta succedendo? E mi sa che ci sono. Oh, Momo! Momo, che stai facendo, Momo? Dobbiamo aiutare quei ragazzi a sparare. No, 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 andiamo via, Momo. Sì, dobbiamo aiutarli, c'è la polizia lì. No, dobbiamo aiutare quelle persone. Occhio, 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 volpe, volpe, basta, basta, volpe. Non sparare, ragazzi. Quelli, no, quelli Momo, sono... Momo, andiamo via, dai, Momo. Io non c'è la polizia, sparare. Dobbiamo sparare alla polizia. No, non sparano. Non sparano a noi, non sparano a noi. Chi siete, ragazzi? A posto, a posto, a posto, c'è polizia. Ah, ok, stiamo spariamo aiutando, la polizia. Vi stiamo aiutando, andiamo via, ragazzi, andiamo dietro, dietro a sparare la polizia. Dentro. Aspetta, aspetta. Mattina, qua è possibile, no? Sì, oh, bro, ce la fate? Sì, sì, no, sì, sì, ce la facciamo. La ginamentina, però li tiriamo qua davanti. Ammazziamo la polizia? Sì, se volete. Sì. Aspetta che devo parlare, volpe, volpe, volpe. Va bene, va bene, ammazziamo. Va bene che spariamo polizia. Sì, sì. Andiamo a sparare polizia. Sì, istante, sì. Occhio, occhio, ragazzi, occhio, non esplodete. Ma ce ne siamo fatti già una quindicina, Dan. Fa uno di rock, aiutami, aiutami. Fatto uno, fatto davanti, vado davanti. Quanti ne siamo? Quanti ne siamo qua fuori? Ah, avanziamo, avanziamo. Avanziamo, avanziamo. Che sta succedendo? Sono poliziotti. Sono già lì. Sono poliziotti, però non si sì, sono poliziotti. Non alzare le mani, sono poliziotti di all'arancione. No, no. Check. No, stanno di rosa, stanno di rosa, sta a posto. Oh, vai giù. Mamma, che cazzo abbiamo combinato? Sparano, sparano. Sparano, retrate, retrate. Fermi, non sparate, non sparate, non sparate. Esplode, esplode. Esplode macchina. Quanta cazzo di polizia di merda c'è? Sì, siamo solo due, uno a terra. Ma che sta succedendo? Hanno fatto tutte le guardie. Ho ucciso un poliziotto, eh! Dai, raga, dai, raga. Grandissimi. Ma no, qua è clean, mi sa che mi ha fatto foto dopo da già. Ma quanta gente c'è? Hanno le palle di venire qua. Sì. Finita, finita, finita. Vamo Pablito! Tutti quelli che dai, vamo! Sì! Vamo, sì. Vamo, vamo! Let's go! Vamo pare! E vai! Rimettimi le munizioni! L'hanno fatti tutti, tranquilli. Tu non stai mai in radio, mai ci stai. Andiamoci, no, andiamoci. Andiamo, voglio, andiamocene! Vecchio, vecchio, te stai qua, vecchio. Andiamo, volpe, vecchio, vieni qua. Volpe, andiamo, andiamo, voglio, andiamo. Vecchio, muoviti, dai, cammina. Dove è cazzo andato? Enrico. Non lo so, forse è rimasto sopra. Dove è andato Marshmallow? Vecchio, segui, muoviti. Chi scegli? Ah, Marshmallow. Andiamo, andiamo, andiamo. Ragazzi, dai, abbiamo perso già troppo tempo, andiamo via. Oh, calma, io non sono mica più ragazzino, non ce la faccio più di così, porca puttana. Non ci investire, non ci investire. Onore ai fratelli caduti. Il rapina di merda. Onore. Polizia di merda. Grazie, Giaguaro. Andiamo via, dai. Oh, ragazzi, io me ne sono fatto uno, Salve, salve. Ombre. Siete arrivati in ritardo, la festa è già finita. Siete arrivati in ritardo, ragazzi. Grazie Ale. E ombre, let's go! Peppe 4, Zibe 3. Buona serata, ragazzi! Prendiamo un veicolo fuori. Andiamo. Dove è il vecchio di merda? Ce l'ha! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Let's go, venga, venga, ti è piaciuta la scampagnata?
Sì, mi sono sentito giovane. Guarda che belle cose facciamo fare. Mi manca un po' d'aria, porca puttana. Penso mi stia venendo un infarto. Siamo noi, eh? Siamo noi. Dove è andato Cappuccio Rosa? Porca puttana. Lì dietro, un cazzo. Lo vedo io che sono certo. Ecco. Non ci vedo un cazzo. Vi seguiamo, ragazzi. Vai. Porca puttana, porca. Ma che cazzo è successo? Spostati vecchio. Fate guidare il Momo. Vai, vi seguo, andate, dai. Fai guidare il Momo, Enrico. E non dire il mio nome. Sposta la macchina che non riesco a salire. Fai guidare il Momo. Se volete guido io, sono un gran pilota. Ma stai zitto. Ma c'era Capuzziello? Non so dove ci siamo imbattuti, probabilmente a caso ci siamo imbattuti in quella roba lì. Puttana che botta. Vecchio, hai messo la cintura? Sì, certo, la metto sempre. Mettila, perché se ci muori è un casino, Tu sei abbiamo noi come noi se abbiamo a te. Muoio, guarda che la mia pelle la vendo cara, Che te? Sul serio? La mia pelle la vendo cara, ma che ti aspetti? Sono un ex veterano di guerra, io. Basta, ma c'è l'Alzheimer, ogni volta ce lo dici, sappiamo tutto della tua vita. Ma infatti, sei sempre distrutto. Sono il signor Kenio Costa. Oh, per favore, Volpe, sparare un colpo in testa, non ce la faccio più. No, prego, non mi fate. No, ci serve, resisti, Momo. Forza, Momo, io credo in te. Oh, t'ho detto che non devi rompere i coglioni! Scusi. La 1, la 2 o la 3? Allegria. La scelta della busta è la 1 o la 2 o la 3. Era un grande fan. Lei è un grande fan della fica, minorenne? Come? Uppa! Zuzzerio! Zuzzerio! Non capisco niente. Zuzzerio. Perché io con gli strani non voglio in macchina gente strana, No, io non sono strano, Le sembro pazzo? Non pazzo, ma rincoglionito. Lei non è nessuno per... Allora, gli canti ci delizi con qualche canzone della sua epoca? Stamattina mi sono alzato. Oh, bella, ciao, bella, ciao, bella. Non me la ricordo più. Ma comunque, ci dica, Camarshmello. No, ma devo dire che lo odio perché parla, Momo. Però mi sono un po' affezionato a Ennio, Momo, fermati! Cappuccio Rosa! Torniamo a quella di prima, che vogliamo fare? Ma ci vuole mezz'ora e... No, 10 minuti sono, 25 milioni sulla sua testa. No, mezz'ora sono. Grazie a Twitch. Ha detto Marshmello. No, ma 1.500 o 2.000? No, erano 1.500, poi non so. Io che 1600. Questa cosa avete selezionato non... 1.700. Ma scusa, ma se andassimo in quella in città... 28 minuti. Quello è un buco, è un buco. Se spariamo ci trivellano, E questo no, dove stiamo andando? Là, torniamo là e ci facciamo succhiare il cazzo di Ennio, dai, andiamo là. Andiamo là. No, io non faccio nulla di queste cose. Senti, ti levo la dentiera e ti ci costringo, chiaro. Per l'amor del cielo. Ma non eri uno che vende due, hai fatto il militare, sicuramente qualche cazzo l'avrei preso, dai. Sì, ma che cazzo ne sa lei, mi scusi. Ma si sa dai racconti di mio padre. Dai racconti, come si chiamava suo padre? Magari lo conoscevo, Non può ammazzare un amico di suo padre. Guardi, si chiamava Gay Lussac. Ah, Zuzzerio? Non lo conosco. Gay Lussac, il famoso fisico dell'espansione dei gas. Esatto, e non espandeva solo il gas, tant'è che c'è il detto Gay Lussac. Facic ciac. Cazzo in culo fa chick-chack, esattamente. No, vede no, non lo conosco eccellere. Comunque. Io lo conoscevo. Volete provarlo col vecchio? E la Poissier? Non faccio nulla, Vecchio, non è mai troppo tardi per provare nuove esperienze. Cazzo ti prega, tanto devi morire lei, prima o poi. Le provi lei, io sono abbastanza fermo nelle mie ideologie, sa? Ma lei ha combattuto anche per la guerra in Italia? No, io ho fatto solo Vietnam dal 61 al 64. Poi sono tornato in Italia e ho speso tutti i soldi in bordelli con puttane.
giusto. E ora è un barbone. Sì, ora la mia famiglia mi aveva mandato ad un istituto e io mi sono levato al CERD? Al CERD? Non lo so come cazzo si chiamava, era pieno di vecchi. Io volevo le puttane e lì le puttane non c'erano. Zuzzerio. Ma sai chi mi ricorda lei un po'? Feltri. Sì, il signor Feltri lo conosco, eh. È di Bergamo Alta anche lei? Eh sì, lo conosco, vengo da là. Io sono di Bergamo Alta, che cazzo me ne frega. Oh, porca puttana! Oh, oh, oh! Oh, oh, attenzione! Attenzione, che qua ci muore! E driver, avete visto come ha tenuto la macchina? Bravissimo. Porca puttana. Weird flex. Complimenti, eh. Senta, ora stia zitto, però. Sì. Somewhere over the rainbow, the skies. Oh, l'elicottero, ragazzi! Non possiamo prenderlo. Ah, che casino! Ma scusate, ma è stato casuale che noi l'abbiamo beccati queste persone? Sì, casuale. Questa basta, basta, dai Giordano! Hai rotto i coglioni! Hai rotto i coglioni! Kaba naginaba maginaba. Comunque io da quella sparatoria sono uscito mezzo morto, quindi boh. Ma ti servono bende? Se ne hai. Non è più il giubbotto. Parcheggi, parcheggi. No. A me le hanno inculate, se no te le davo io qua. Non ho più il giubbotto neanche. Non c'è l'acqua. Niente. Niente, niente, non c'è l'acqua, va bene. Un po' di piccolo ictus, porca puttana, porca. Vada, vada di nuovo in ginocchio a succhiare i cazzi. Non lo fa, non l'ho mai fatto nella mia vita e mai lo fa. Vai, in ginocchio, nella banca. Col vecchio, muoviti, cammina, dai, pezzo di merda, muoviti. Sì. Dai, muoviti, cammina. Occhio, occhio, che se ci vediamo all'ostaggio non possiamo fare niente. Dai, muovetevi, dai. Vai, vai. Non ce la faccio ancora più di tanto. Dai, muoviti, vecchio. Ti faccio provare al campo santo. Vogliamo fare una piccola... Vogliamo fare una piccola gara clandestina? Come stavi prima, sciamo di merda, muoviti. Muoviti. Damiano, venga qua. Dimmi, dimmi. Oh, dove cazzo vai? Facciamo una piccola gara clandestina. Ci giochiamo mille, ci facciamo il giro dell'isolato, così. No, è arrivata la rapina. Ah, ok, ok. Momo, mi puoi ricordare come si... Surrender, dai, muoviti. Ah, sì, cazzo. Non andate lì, non andate lì. Volpe, Volpe, mettiti dove ti hanno assegnato il posto, dai. Fate i seri, ragazzi, dai. Sennò qua non si finisce più. Capputtana. Vecchio, ti faccio saltare la testa. No, no, ma ormai siamo bravi, siamo in confidenza, siamo amici. Capito. Sì, no, ma sono un bravo ragazzo. È andata la rapina? Zizi, ho iniziato. Che ci fa Marshmallow qua? Come serve? Lì, lui sta lì. Fa quel movimento. Però mi sa che è annullata. No, 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 che è annullata? Leggi il giornale. Ma vaffan. No, adesso lo facciamo. Sì, continua, continua, vai, continua, vai. Quanto ci vuole? Oh. Ancora 3 minuti. 3 minuti? No, 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 a svuotare le casette. Qui ce ne andiamo? Mi
pensa che arriva la polizia, eh. La ringrazio, per l'attrezzamento. Leggi. Ammazzo, Ti ammazzo adesso. Non ti ho fatto niente. Questa è interdetta. Interdetto, hai visto? Hai letto il notiziario? Stanno arrivando? Oh, vecchio, ma sei te il dipendente del mese? Vieni a vedere, alzati, scemo. È interdetto! Sei te il dipendente del mese? Scena, guarda me. Come ti chiami? Oh, volpe pronto, civico interdetto, No. Civico interdetto, stanno arrivando! Veloci! Capitana, porca poliziotti infami. Ti conviene tenerla all'interno, Marshmello, la porta? Così non ti dà fastidio quando ti sboni. Quanto ci manca a scassinare ancora? È arrivata la polizia. Ma Marshmello dove lo dobbiamo piazzare? Gigi, dove lo piazziamo Marshmello? Marshmello sta bene lì. Ok. È arrivata la polizia. È arrivato qualcuno, Sì, mi sa di sì. È arrivato qualcuno, occhio. Quasi un minutino. Ho quasi finito di svuotare le cassette. Io posso sparare al salto, sì. Sì, 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 sì. Io ho visto una macchina. La black del giubbotto è ancora qualcosina. Bevo un po' d'acqua. Me l'hai chiesto il permesso. Me l'hai chiesto il permesso. No, scusami. Comunque, se non permesso, comunque mi sa che è meglio che mi presti un panino perché non so quanto duro quello. Non sono messo male. Me l'hai chiesto il permesso. Sei zitto, Ennio! No, no, no. Ma voi avete chiesto quel vecchio? Mi può dare un panino? No, l'hai mangiato prima. Te ne mangi troppo. Ragazzi, da quanto arrivano? 30 secondi abbiamo finito, 30 secondi. Dopo ti faccio fumare uno spira. Oh, grazie. Dopo te lo faccio fumare, grazie un cazzo, scemo. Scusa. Stai qua, guarda che ti regalo, scemo. No, te lo regalo mica. Ok. E comunque siamo amici, ormai. Io vi aiuto. Sai come mica. Ok, polizia è arrivata. Oh, quanti soldi? Fui. Dobbiamo scappare? È arrivata polizia? No. Via. Arrivederci. Magari dobbiamo aspettare, non lo so. Vieni. Non vi ho fatto niente, vi prego. Vieni fuori. No, aspetta. Forse... No, non lo sparare, oh. Ma sei matto. Porca puttana. Ma lui ci conosce, dobbiamo sparare. Ma non ci conosce, abbiamo una maschera. Rotto il culo. Porca, mi ricordo nel 62. Che facciamo? Aspettiamo polizia? Chiedi nel giornale, dai, muoviti. Ma che aspettiamo polizia? Ah, che cazzo era più? Io vi dirò il consiglio da padre, andate via dal cazzo, no? Andiamo via, dai. Andiamo. Arrivederci. Vieni, che arrivederci, vieni. Ah, sì, vengo anch'io. Corri. Sì, faccio corsetta. Dove devo andare? Dritto di qua. Vecchio, te rimani a piedi, scemo. Sì, me l'hanno detto loro. Vai a piedi, dai. Muoversi. Vattene via in culo, vecchio, dai. Andiamo via, dai. Ciao, vecchio di merda! Cazzo, sono tantissimi soldi, sono uno più di un milione. Non lo so, non li ho contati. Ma sono puliti? No, non credo, dobbiamo riciclare. Ma chi cazzo è questo? Fermati che lo si spara. Fermati, dai, mamma. Ma chi cazzo era sotto il culo? L'hanno fatto apposta. Ai. Oh, c'è l'elicottero della polizia. Scappiamo. Ma è macchina! Non sparate alla polizia! Non sparare, ragazzi, chi è che spara? No, questa macchina. Ma sì, per dirgli così. No. Fermati che guido io. Via, scendi. Veloci. Venitemi a prendere! Si è bloccata la macchina, oh. Andiamo via. Non andiamo per strada! Venite! No, Volpe! Vieni, Volpe! Sali! Sali!
Sali. Ma è inutile che cazzoni, vai! A destra. Togliamoci le maschere. Via le maschere, Marshmallow, via la maschera, shift 8. E di nuovo quello con la Ferrari, Io guardo dietro se arriva quello della Ferrari. Se arriva quello della Ferrari, vi dico mettiamoci le maschere che gli rompiamo il coglione. Io gli sparo con la pistola. Grazie Luca. Sì ragazzi, è fatta, siamo ricchi. Grandi figli di puttana. Due ore. Ma non abbiamo manco ammazzato uno, cazzo. Almeno Ennio poteva. Perché abbiamo un coglione tra di noi che ha avviato una rapina per sbaglio. Chissà chi è. Gran coglione. Ma ne vogliamo, ne facciamo un'altra? Sì. No, andatevene a fanculo. Ti inculi adesso, la facciamo domani. Devi contare soldi. Io voglio il mio quarto comunque. Ma quanto abbiamo fatto? No, te non hai fatto nulla, la tua metà ce la teniamo noi. Ah, va bene. Scendi dalla macchina. Questi sono almeno 100.000. Questi più o meno sono altri 200.000, 300, 400, 500, 600. Cazzo, ragazzi! Abbiamo 936. C'è una macchina che ci insegue. Ok, maschere. No. Aspetta, magari non seguono. Guarda quello col Ferrari. Guarda che. Hai visto te che incidente ha fatto quello col Ferrari? Sì, ho visto. Questo lo potresti anche sparare dalla macchina, secondo me. Ce lo togliamo dai coglioni per sempre. Ma vabbè, non ce l'ha su con noi, quindi vaffanculo. No, è la seconda volta. Quindi abbiamo detto 937.000? 900. Aspetta. 936, sì, 37.000. Bravo. Quindi sono bravo. Esattamente $234.250 a testa. No, vabbè, la parte di Carlo non gliela diamo, ragazzi. No, me la date come? Ci ha fatto perdere tempo. Me la date come? Ma io ne prendo di meno perché l'arma e tutto me l'hai dato tu. No, io non prendo, ragazzi. Allora, io non vi andrò a negare che per il tempo perso Carlo ne prende di meno. Io mi accontento di un 200.000, 30.000 ragazzi, li lascio. Con questi soldi non potete andare in banca, sono ultraggiati. Ma bisogna no, riciclare. Io li metto in banca. Ma non te li prendi, sono ultraggiati. Sono soldi sporchi. Sono soldi sporchi. Vabbè, ma allora li lascio a voi puliteli, quello che è, mi date. Sì, lascio a Momo, te li tieni. Carlo, ti levi quella cazzo di maschera, testa di cazzo. Capito, Momo? Eccoli. Sono questi che fanno avanti e indietro, ora dovrebbe arrivare il Ferrari, Da puliti quanti ne escono? Dipende se fanno 30, 40, 50%. Va bene, io con 100.000 sono contento. Mamma, te li riesci a pulire? Sì. Taglia la puttana di Ma dai, ma come guidi? Fottiti te. Ma come quindi? Come un pazzo? Che botta. Stavo guardando cosa mi diceva il Gesuita. Eccoli. Cosa? Questi vanno avanti e indietro. Carlo, con i soldi. Ragazzi, aspetta, facciamo una guata a questo che rompe i coglioni. Mettiamoci sul ponte. E appena ripassa lo triveliamo. Ma ci abbiamo 1.000.000 in tasca. Che agguato devi fa? Andiamo a depositare il denaro. Sì. Secondo me ci conviene cambiare macchina. Se quello lì ci ha visto con questa non è molto sicuro. Oh mamma, te c'hai un kit riparazione? No, non c'è. Dobbiamo andare. Ma prendiamo la mia macchina. Ah, fai una cosa, fermati qui da qualche parte. Allora, qui c'è un garage sulla sinistra. Culati, mamma. Prendiamo. Ma vaffanculo, stronzo di merda. No, litighiamo. No, mi fai nervosire, cazzo. Ok, sinistra, vai, sinistra. Dove sempre stiamo andando, ragazzi? A prendere una macchina pulita. Sempre dritto. Sì, dritto in culo. Ok, qua c'è un garage, fermati. Prendi la macchina. Fermati. Ragazzi, mi sa che io chiudo gli occhi, tanto la rapina è fatta. Va bene, oh! Ah, ci sei, Momo? Ma guardate che macchina, oh, ti piangi dalla fame e poi ti presenti con sto macchinone, figo.
Ragazzi, ci siete? Vogliamo fare Enrico? Entrate, dai. Io che mi punti il ferro? Io chiudo gli occhi e... Addio, Enrico. Addio. No, ma, no, sì, ma non mi sparare. Perdo l'arma se mi spari. No, non gli spari, dai, Carlo. Arrivederci. Ciao, amici. Ciao, Enrico. Buonanotte. Se ci spara un coglione, guarda. Sì, ci sto sparando. Ragazzi, ma secondo voi ci sono altre azioni collaterali con i cattivi e la polizia? Quanto pare c'è una guerra in città. La polizia ha iniziato a sparare quasi a vista ogni cittadino e le persone si stanno rivoltando. Ah, infatti oggi Enrico e te siete morti a caso. A me ha sparato la polizia. Vogliamo fare una tuffa del pilone? Tuffa del pilone? Vai, garage. Buonanotte, Andre, buonanotte, chat. Buonanotte. Bacino. Buonanotte. Ciao. Tuffa del pilone, dai, tuffa del pilone. Ma possiamo puntare con gli AK? Andiamo a posare i soldi innanzitutto, Momo. Andiamo a casa tua? A motel? Andiamo alla mia, sì, dai, al motel. Ma te li puoi pulire, Momo? Sì. Allora tieni te, no? Scemo di merda. Però gli AK tienili tu. Gli AK li tengo io, sì. Smonta, Carlos, smonta la K. Se mi dai una pistola te lo do. Se dai la pistola, buco di culo. Non hai pistola? Sì, devi controllare a casa, dai. Comincia a smontare la K. Anche perché mi sa che io chiudo gli occhi adesso, eh. Non te l'hanno da negare. Come si smonta? F5, muscolo F5. Smonta l'arma. Poi che cazzo? Arrivo. Dammela a me. Vieni. Numero? 259. A posto. Va benissimo. E i soldi tieniteli te, dai, che te dammi una pistola. Dammi un attimo, figa. Guarda, vive proprio nella porta sotto la spazzatura, che schifo. Oh, scusa, ho sbagliato. Sì, complimenti, Memento Mori. Ho sbagliato. Tieni la pistola, scemo. Dammi il numero. 211. Ma anche dei colpi. Ragazzi, io andrò a chiudere gli occhi, mi sa. E tu chiudere occhi? Sì. Ok. Va bene. Dai, mo andiamo a fare la truffa del pilone. Andiamo. Volete fare tu fai il pilone? Ah, voi non staccate. Io non so che cazzo è sta truffa del pilone. È una cosa da falliti. Fallito? Sì. Andiamo a fare sta truffa del pilone. Andiamo. Mamma, ce l'hai te la pistola? Sì, ce l'ho. Allora si va a fare truffa del pilone. Andiamo a fare truffa del pilonski. Un attimo solo. Fai inversione ad Ux. Prima mi sa che ti conviene posare i soldi, eh. Ah, sì, cazzo. Dove è andato giù? È in casa. A prendere la sua pistola. No, tranquillo, spacca pure il vetro, eh. Scusami. Ah, tranquillo. Volevo fare questo. Spacco. Dai. Vai, vieni. Calmati, figa. Un attimo. Siete pieni d'ansia, sì. Non vi godete la vita. Morirete giovani. Per quanto mi riguarda. Prendiamo uno da fare. Volete fare la tuffa del popolo? Al garage centrale.
Aspetta, deposito denaro. Ah, ok, ok. Al deposito denaro. Al deposito di denaro. No. Sbaglio o ti devo ammazzare di botte che ti sei dimenticato di darmi i colpi della cappa? No, l'ho dati a Enrico. L'ho dati a Enrico, bravo, sei un coglione il triplo. Dove cazzo li hai messi, Carlo? L'ho dati a Enrico, Ma te sei un coglione. Ma noi non si preoccupi, Ma non mi preoccupo mica, prossima volta spari i fazzoletti. Sto arrivando. Ma che casa, è un po' meglio della tua, eh? Va a cagare, va. Questa è la tuffa del pilone. Tuffa del pilone a Momo, andiamo via. Ma c'è i nostri soldi. Guardi qua, guardi qua. Vedi che ce l'hai te i colpi, scemo. Guarda qua, stai zitto. Guarda qua! Al garage centrale! Dammi il codice, Damiano! 259, show di merda! Grazie, Chris Lee. Ma dobbiamo prendere uno? Sì, sì, la truffa del pilone. Garage centrale, ci mettiamo nel parcheggio dietro al pilone. Io vedo malissimo. Anche io, piano, piano. Piano, piano. Allora, venite dietro al pilone, venite dietro al pilone. Ah, c'è ancora quel vecchio. Da come si è ridotto, su. Salve! Prendiamo questo stronzo? Ma no, non ha niente. No, quell'altro. Allora, andate dietro il pilone. Andiamo. Mi scusi? Sì? Ho un problema con la macchina e vorrei sapere se mi stanno truffando oppure no, per quanto me la valutano. Cioè? Venga un secondo, per favore. Mi dica. Scappa. È scappato, dai scemo, entra. È scappato. Ma non è scappato, sta picchiando un barbone. Andiamo. Come picchia barbone? Una piccola donazione, non chiedo mica nulla di crocca. Che è questo qua? Ma cosa sta facendo? Si può levare. Ma che cazzo fa? Fammi passare, scemo. Una piccola donazione pelata. Vieni, facciamola quella. Ci sta seguendo. Vieni. No, dovevi andare troppo veloce. Dai, non me lo per coglioni, te è stato un fa di merda. Aspetta che arrivo. Oh ragazzo, ma che cazzo vuoi, coglione? Vaffanculo, stronzo. Che cazzo vuoi? Oh, alza le mani, muoviti, alza. Aiuto. Stai fermo, non parlare più, stai zitto. Entra in macchina, muoviti. Entra in macchina. Metti la maschera. Io? Zitto, scemo te. Non ce l'ho, sono per la necessità di maschera. Entra, colpe. Andiamo... Al molo. Andiamo al molo. Al molo no, che c'è troppa gente. Quindi, stai zitto te. Quindi ti non puoi parlare in radio, prendi il telefono in mano, ti sparo. Oh, passami. Cosa? È una pistola puntata, passami il telefono, radio, tutto quanto. Sì, aspetti. Numerino 256. Dove la portiamo, Carlos? Che okay, perfetto. A lei. Hai una pistola? No, ma sono appena arrivato in città. E quindi picchi le persone? Dove lo portiamo? Eh?
piace picchiare i barboni? I barboni. Allora, allora vada su, vada, cerca una gru, cerchi una gru. Ma che questo non lo possiamo ammazzare. No, no, no. Ah, facciamo? Ok, tu fa... va bene, va bene. Alla diga, alla diga. No, 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 alla diga, al molo, al molo, al molo. Al molo no, c'è gente, non rompere i coglioni chi te è questo molo di merda. Ma non ho capito che ho fatto, scusa. Oh, te devi stare zitto, adesso va a fare un volo della madonna, eh. Ok. Scemo di merda. Ti metto il GPS, vai lì? Ma dove stai andando? Vai a sinistra? Non mi rompere i coglioni, c'ho il GPS. Oh, Cappuccio Rosa. Ok, qui, sali su per la diga. Sarebbe un peccato se qualcuno si facesse male. Davvero? Ok, qui a sinistra, vai su per qua. Bravo, sì. Vai su, vai su, vai su. Eccoci qua. Fai anche andare un attimino un po' più veloce, Cappuccio Rosa. La macchina non è adatta a questo sterrato, scusami. Ma ci ho messo le gomme nuove. Ma le gomme della figlia di tua mamma, dai. Oh, zitto. Testa di cazzo, lo dici un'altra volta, ti ammazzo. Sta macchina di merda, fa cagare, fa. Ma vaffanculo, dov'è la tua cazzo di macchina? Ah, non c'è. Vada, vada. Oh, piano, piano, piano. Oh, allora ti coglione, io ce lo faccio. Oh, te dietro stai zitto, Okay. Perché c'è dietro questo edificio qua sulla destra, appena sulla destra, così la macchina è nascosta. Vabbè, lasciala qua, cazzo, ti prega. Vai, scendi, scemo. Scendi, muoviti. Oh. Scendi. Scendi. Sì, sì. Ok, alza le mani, faccia contro il muro. Alza le mani, faccia contro il muro che ti controllo. Vuoi dire che cos'hai? Ah, no, scusami. Cazzo. Posso prendere da bere che giosete? Certo. Prendi tutto. Più che altro io ho molta fame. Sì, non mi frega un cazzo, lo sai. Ti do io da mangiare. Non mi frega un cazzo, lo sai, rispondimi, scemo. Oh, vieni. Vieni, dai, muoviti. Vieni. Dove? Fallo salire, sali sopra. Qua sopra? Ma che cazzo sta succedendo? Sali sopra! Sali che c'è. Oddio. Arriva una moto, sparate. Oddio, ma chi è? Ma dove? Ma chi è? Ma moto dove? Ma è sotto. Oddio! Come ti chiami, pezzo di merda? Come ti chiami? Grazie Antonio. Alessandro. Dai, mettiti di là, dall'altra sponda. Vieni qua. Aia! Mi può dare un panino? Che se no. Numerino. Mettiti là, dai. Numerino. Ma non gli danno 308. Ma dove? Qua. Ma chi è questo? Alfonso. Oh, Alfonso! Ma come sempre tu? Ma che non fanno tra di dall'altra sponda, ma ci guarda. Era per te questa DC. Ti ho dato da mangiare. Aspetti. Grazie al chizzo duro. Là, ti metto, dove sto mirando, muoviti lì. Vieni qua. No, vieni qua. Alfonso! Lo mettiamo qui. Non sento nulla con sti tuoni. Alfonso! Dimmi Carlo. Oh. Fermo, No. Carlo, no. Vai, lascialo. Lascialo che lo spingiamo giù, muoviti. E lascialo! Carlo! È libero, non lo sto tenendo. Sì, spalla, fallo di nuovo. Lascialo, Carlo, dai, muoviti. Carlo, ma sei scemo. Aspetta, ti faccio vedere. No, non ci tengo. No! Fonso! Ma perché ha fatto il nostro? Che succede? Ma è pazzo! Sei il prossimo, buttati! Muoviti! No, aspetta, sposta, fratello! È pazzo!
Carlo, dammi una mano a spingere. Ma che fa? Carlo, dammi una mano a spingerlo questo. Vai, 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 veloce. Buttati, dai. Ti sto spingendo giù, buttati. Ma perché? Carlo, dammi una mano, mettiti qui. Ma che fate? No, no, così no. Ok. Vai, allenati. Spingilo. Ma che fate? Spingilo, scendi. Scendi, muoviti, buttati, scemo. Guarda, facciamo così. Buttati, buttati. Aspetta. No, buttati al lago, buttati al lago. Al lago? Buttati al lago. Poi ci metterà un po' a tornare. Buttati al lago, di là, di qua. Dai, di al qua. Lago, dai, al lago, muoviti. Vieni, dove è il lago? Ah, io... Vieni qua. Mettiti qua, mettiti qui, 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 mettiti lì. Ma poi non so nuotare. Muscolo shift, salto. Non so nuotare. Ma non ti ho detto che buttati. Sai nuotare. Non so nuotare. Buttati. Non so nuotare. Buttati. Ah. È morto? Facciamo un piccolo gioco. Sì. Oh, oh, scusami, scusami, scusami. Bandito. Vaffanculo, va. C'erano delle persone che ci sparavano, le abbiamo fatte fuori. Eri tu? No, 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 no. E Damiano? Sono qua, scemo. Ma che cazzo succede in città? Si è arrabbiato, Volpe. È stato uno scherzo un po' da falliti, guarda. Si guarda, io non ti andrò a dimenticare che una volta anche te mi hai fatto fare il volo della Liga. Siamo 1-1. Vabbè. Per il contenuto di quel tuo video di merda che alla fine... Ma il ragazzo è vivo? No, no, l'abbiamo ammazzato. L'abbiamo seccato di brutto, guarda. Ah, poverino, sarà sulla vostra coscienza. Avete due morti innocenti sulla coscienza. Il suicidio del nostro amico e l'altro ragazzo. Vabbè, Alfonso ha fatto tutto da solo, Ma è assistito da voi, Assistito da voi. Sono pazzo. Come diceva il mio amico Fabri Fibra, tira sulle mani se anche tu sei un pazzo. Non ti andrò a negare. La polizia ha detto tutti i civili all'interno delle proprie abitazioni, per via della bufera, ma io non mi fa un cazzo. Ma che vada a non far culo, va. Un attimo. Come tutti i civili? Sì, figa. Se dobbiamo entrare in casa. Ma vuol dire che sparano a vista questi? Sì. Ma non lo so mica.
Io non ce l'ho una casa. Ce ne va a chiudere il commissariato? No, meglio di no, ma si fuori, scherzi. È uno stato di allerta, zona rossa, ragazzi. Allerta meteo. Zona rossa. Tuffa. Oh, ragazza! Oddio, un porco! È uno zombie, Carlo! Carlo, entra in macchina! Carlo, andiamo! Scappa! Carlo, entra! Scappa! Porca troia, erano zombie! Carlo, scuola chiusa a Napoli, Carlo! I zombie che guidano le macchine, mai visti, figa! Complimenti allo zomboide! Ma ecco perché è zona rossa. O tu fai del pilone allo zombie. Questo è il tizio di prima. Ragazzi, Fragola, ti serve un passaggio? Stiamo aspettando due amici, cari. Ma ragazzi, ma perché ci sono gli zombie? Ma sì, ci sono gli zombie. Ma sarà per quella fuoriuscita di gas di merda gli operatori human. Andiamo a uccidere uno zombie. Lo zomboide. Tu fate il pilone alla ragazza, ragazzo? No. Andiamo al molo a vedere se c'è qualcuno e poi... Voglio fare una truffa del pampero io, Qual è la truffa del pampero? Qual è la truffa del pampero? L'ho inventata io, una roba... Tu serio? New level, sì. Occhio ad andare troppo volte. Ah, andiamo a fare una schedina. La schedina, non c'è tizio delle schedine. Ah, ma questo non lavora mai sto... Un bel cavallo virtuale, sì, non lavora mai. Ma guarda, una volta io ho detto... Gli ho fatto fare un paio di schedine, gli dicevo sempre sì, sempre che dicevo sì. Lui si è preso male. Ma si sa che quelli delle scommesserie sono un po' tutti così. Ma sembrerebbe la notte del giudizio, ragazzi. Sai che ho sbagliato la strada. Ma secondo voi c'è movimento? Non credo, cioè zona allertamento o figa, dai. Ah, ragazzi, vogliamo andare al bunker? Guardate, allertamento, c'è un caffone in moto, guardalo. Al bunker, ragazzi, vi va? Al bunker nel culo. Ragazzi, andate al bunker! Occhio! Andiamo al bunker! Tutti al bunker! Andiamo al bunker! Perché al bunker, scusami? Ti ho messo il GPS. Oh, leati dal cazzo, scemo. A male. Ma sai guidare? Chi te l'ha data la patente? Chi siede? Noi. Noi chi? Fatti i cazzi tuoi, scemo. C'ho la pistola, dai. Vai a fanculo. Anche dai. Io ce l'ho, bella. Però se vuoi entrare ti conviene abbassare quella pistola. No, l'abbassi te la pistola. Chi sei? Facciamo fuori, siamo tre di noi, ti stiamo puntando, dai. Mi conosci? Leva la pistola. No, non ti conosco. Non mi conosci? Dimmi leva chi la, sei. Dai, leva la pistola, scendi. L'ho levata. Levatela. Adesso me la prendo anche, scendi dalla moto, dai, muovati. Scendi dalla cazzo di moto e sbaglio. Ma sei serio? Scendi, sì, me la prendo la pistola, fermati. Posala. Eccomi, stavo pisciando. Cosa fai? Lo spavaldo con noi, scendi. Devi dirmi chi sei. Cioè è una zona protetta questa. Non me ne fotte un cazzo, adesso mi dai la tua pistola di merda, dammela, dai. Muoviti, dammi la pistola, muoviti. Dammela. Oh, mamma, tienilo puntato, Bravo, stai fermo così. Bravo, fantoccio, bravo. Stai fermo. Ma cosa sta facendo? Mi sono appena svegliato, oddio. Stai fermo, testo GPS di merda, te lo stacco, Viene qua. Stia fermo. Ti faccio secco, Sono Foxtrotter, della famiglia Trotter. Guarda, ti faccio secco, se fai qualcosa di strano. Sono fermo immobile. Sto giubbottino qua? Non lo prendo. Lei ha notizie del bunker? Di che? Del bunker? L'unico posto che conosco è quello lì che vede al porto. Bravo, mi prendo tutto, sai, no?
tutto così. Mutante, proprio, proprio senza un motivo apparente. No, il motivo te è che fa lo spavaldo con noi. Non se è un motivo parli, abbastanza se parli, valido. Se parli un altro po' ti butto anche giù dal ponte. Se parli un altro va bene, va bene. Pezzo di merda. Scusi, di Napoli. C'è la tua moto del cazzo questa. La faccio saltare in aria la moto di merda. Via, via, via. Vai via da qua, ma dai, Gigi, dai. Vai via da qua. Ecco, ecco, sta parlando con gli amici alla radio, al bunker, al bunker. Andiamo via, andiamo via. Ma cosa aveva, cosa aveva? È una merda, una pistola, mi sono fatto una pistoletta. Perfetto, perfetto. Perfetto. Cintura, ragazzi. Uff. Guarda qua, che notte quella notte. Siamo diventati dei criminali, ragazzi, a tutti gli effetti. Non siamo ancora un'associazione maschiosa, però la diventeremo. Un'associazione che? Su serio? Maschiosa? Niente per la strella? No. No, per quelle c'è Tony il pappone. Ma vaffanculo, te Tony il pappone è un fallito peggio di te quello, un coglione. Oh, che notte quella notte. Feels rain, man. Oh, occhio che si scivola. Non ti preoccupare, fratello, sono un driver. Ma lavoravi a Uber come rider? Beh, me l'hanno proposto, ma mi pagavano troppo poco. Oh! Wow! Non ti preoccupare, fratello, sono driver. Si guida sul bagnato. Oh, un centro di aerei. Si guida sul bagnato, eh? Come diceva il famoso proverbio. Manca ancora tanto? No, siamo quasi arrivati. Ma dici che ci ha segnalato al giornale il ragazzo? Vai, grazie, Cli. Stere. Signore, greggio scambiato, mi deve dei soldi. SP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 
Let's go, andiamo a fare tutti fuori, ragazzi, facciamo fuori tutti. Facciamo fuori tutti. Oh, ma questo è col golf cart? Vogliamo andare col golf cartino? Mi sa che c'è una pioggia leggermente acida per stare fuori. Tutti a casa, ma io vedo che non c'è poca gente a casa. Guarda qua, violano con la quarantena questi falliti. Stanno letteralmente violando la quarantena questi falliti. Comunque non è lì il bunker, eh. Grazie, Pungiluce. Grazie, bro. Tossico. Letteralmente. Di che cazzo sto parlando? Letteralmente non stiamo facendo niente, stiamo facendo un giro del cazzo. Ma mi avete detto di andare al bunker? Ma c'è la strada più veloce, caro. Ma ha dovuto seminare quelli figli di puttana che ci stavano seguendo. Ma nessuno ci stava seguendo. Sì, ha chiamato gli amici dei parenti, dei cugini, dei fratelli. Ecco, dovrebbe essere qua vicino al bunker. Eccolo.
Al bunker! Ma siamo solo noi. Stiamo con la macchina, vedi? Stiamo con la macchina. Arrivo, eh? Tutti al molo, ragazzi, tutti al molo! Tutti al molo! Ma non lo so! Tutti al molo, ragazzi! Tutti al molo! Ma va a cagare te il molo, io vado a casa, vado a dormire. Ma non possiamo prendere questa macchina! Oh! Oddio! Opla! E via! Ma che luce c'è? Andiamo al molo, andiamo al molo! Lonely, I'm Mr. Lonely. Sì, sta luce ti acceca gli occhi, cazzo. Tutto ok? Qua li piove dentro a sti sfigati, però, eh. La polizia li piove dentro. Andiamo al molo. Andiamo al molo. Andiamo al momo. Andiamo al molo. Andiamo al molo. No, vado a casa io, da dove. Va bene, passi per il molo, però. E poi nel caso vado anch'io a casa. Passi per il molo, facciamo l'ultimo test. Ma c'è quello che abbiamo inculato la pistola? No, ma forse sono tutti là, non so se la mia no, testa... No, ma sti cazzi, secondo te stai capendo un cazzo per un altro, te Carlo, eh? Non capisci un cazzo, secondo me. Ma no, non è vero, sono il basista della situa, eh. Oh, oh, oh! Io sono il basista... Calla. Ai, vaffanculo, perché cazzo faccio guidare a te, Driver, lei non sa guidare, però, Veramente, cazzo, non ho fatto un graffio a questa macchina fino a quando non la prendevi in mano tu, cazzo. Io non sto guidando. Parlando con questo ricoglionito di Giordano... Ah! Ma sei scemo? Vabbè, mi sa che è ubriaco, ha fatto quattro spizzettini con Giordano. Quattro spizzettini e due manuzzelle. Via le coglioni. Quattro spizze nei quartieri spagnoli. Sono quasi morto. Occhio, eh. Ah, io ho bisogno di delle bendine. Vabbè, ma secondo me al molo c'è qualcosa? Non lo so. C'è qualcosa al volo? Mi sa che io chiudo gli occhi su GTA, cioè stacco GTA, ragazzi. Sì, buonanotte. Ragazzi, mi sa che se al molo non c'è niente, chiudo gli occhi, eh. Mi sa che anch'io adesso vado a dormire. Oh! Siamo pazzi! Grazie Beatmaker! Grazie. Grazie. Grazie per i 10 tutto controllo, grazie. Grazie. Prego, scemo. Oh, testa di cazzo. Oh, oh, coglione! Oh! Oh, oddio, mia, santo, no! Ma che fai, però? Ma lei mi si addormenta la guida, probabilmente. C'ho da fare, ragazzi.
ragazzi, c'è da andare a fare i soldi, voi dormite. Ma mi sa che lei sia è lei che dorme alla guida, non io, eh. Io non c'ho da fare, io non c'ho da fare i soldi. Ma lei mi sa che mi si sta addormentando alla guida, la tengo sveglio. Il mondo l'han fatto tondo perché tutto torni anche se tu non torni. La strada lo sai, non vuole rivali, una tal parentana tra infami. Curu 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 curu. Ok, vediamo cosa c'è, vediamo cosa c'è. Oh oh, occhio. Oh. Ops, la moto l'abbiamo colpita, ragazzi. Che sarà mai, scemo? No, guarda che stiamo andando in bocca a quelli del derba. No, andiamo via, dai. No, dai, cazzo, non andarli in bocca. Ma guarda. Ragazzi, vai. No, andiamo via, dai. Ma che fanno? Vai, muoviti. No, oh. Andiamo a casa, ragazzi, a dormire. Fermo. Non l'ho fatta apposta, volevo... Se stacco perdo la pistola, per cui devo rivivere e poi staccare, giusto? Se nessuno mi viene a salvare io perdo tutto, eh. Vabbè, però Marux ha rubato una pistola all'altro, per cui ognuno ha una pistola e siamo chill, per cui... Secondo me posso anche star tranquillo. Oh. No. No. Oh. Ecco, ora anche il furto del cadavere. Ma che mi rivedi? Vabbè, che mi... Come cazzo di paura? Non so chi è lui. Sono vedi la strada, ma mi hanno tolto dalla strada. Salve. Salve ragazzo, l'ho trovato a terra, cazzo. A chi? Ma che non lo vedi? No. Lei si sposti, droga? Si sposti. Ah, dove? Sì, oh, no. La moto! Carlo. Oh. Ma chi è? La mia moto. Carlo è ragazzo morto, il mio amico. Morto. Carlo chiamatelo... come? Chiamate un fatto, medico, ma... chiamate un medico. Non credo che sia morto. Ah. Svenuto, ma Carlo chi? Come si chiama, Carlo? Non vedo nessuno, è un tossico. No, non sono un tossico, c'è da raccoglierlo. Usate, prendetelo in spalla, dai. In spatela. Ragazzi, ci sono anche gli zombie, dai, dobbiamo muoverci. Ma prendilo te, scusami. Vabbè, che fai? Non sono in grado. Ma lei è un tossico, che vuole? Devi fare spalla, la sbarra. Quello prende in spalla. La sbarra, non deve prendere mai in spalla. Che è successo qua, ragazzi? Oh, sta andando. E Carlo a terra. No, questo è lo snap. No, ma sei andato a fanculo. Mi accompagni, devo accompagnare il ragazzo qui. Ma c'ho la macchina. Ma non è uno snappo. Ma è un coglione. Carlo ma tiene una pistola. La situazione si è ribaltata qui. Comunque ragazzi, domani, siccome c'è la caserma, penso, ditemi se vi va bene, di andare in live prima. Comunque la prima puntata la vorrei vedere, di andare in live prima, così facciamo un'ora di Reddit e di altro. E poi abbiamo tempo anche dopo di far qualcosa. No, ma bello questo. Penso per le 8 e un quarto, cioè il tempo di mangiare. Non mi piace mangiare in stream, perché mangiare in stream, io c'ho sempre questa cosa mia,
che ho 10 minuti di abbiocco, 10 minuti e un quarto d'ora dove devo star zitto senza parlare a spapare. Ma vedi che Carlo questo che tengo addosso, fa? Ma come fai a sapere che è Carlo? L'ha detto quel maschera? Coglione, l'ha detto il ragazzo, Carlo ha detto, e chi cazzo di Carlo c'è in città? Sì, come i vecchi, come i vecchi, come i vecchi. Vabbè, cazzo. Come i vecchi, sentite. Come i vecchi, come i vecchi. Vabbè, se non mi vengono a salvare entro due minuti, non peraltro perdo le armi, ma cambiamo. Io vorrei, intanto facciamo un piccolo pool, Warzonata o scacchi? Senta, lei è il ragazzo? Sì, sono io. Cioè, tipo, il tuo amico è un coglione. Perché? Cosa ha fatto? Ho detto come festa. No, non voglio perdere comunque la pistola. Non voglio perdere la pistola. Flex Simulator. Che è successo? È un po' troppo facile adesso. Ma non mi va di fare Flex Simulator se non c'è nessuno su Discord. Ma non mi fia, io non vengo accusato qui, cioè. Accusato di cosa? Ci sono gli zombie, ci stavano per attaccare prima. Ma pure. Quello me l'ha detto, cioè, che cazzo vuoi da me? Prenda su un ragazzo e lo porti dentro per piacere, grazie, mi dia una mano. Ma quello è un tossico, mi scusi. Vabbè, se quello lo lasci stare. Ma mi ha rotto i coglioni, non è la prima volta che mi rompe i coglioni. E allora se la veda con lui, non se la prenda con me. Ma qui... È Valorant. Cioè, io aiuto le persone. Scusa. Hai visto un medico per caso? No, hanno detto che stavano in ospedale. No, c'è nessuno qua. Carlo, prendi qualche muscolino per chiamare i medici. Capito? Mi senti? Sì. Non parlare con te. Medico! Cosa è successo? Dai, medico rapinatore. E abbiamo visto tutto. Ha detto che si chiama Carlo. Oh, non guarda. Ok. Carlo è una volpe. Ma secondo me non ha capito come funziona qui la pandemia. Qua che cazzo è? Che no, avere purtroppo le... siamo un po' nuove. Serve un po' un'altra tipologia di maschera. Questa in maschera? No, questa maschera. Mi sa che abbiamo... Ma cosa sta succedendo? Mi sa che siete dei tossici. Ma come si permette? Lo sto scherzando. Sto scherzando, sono un po' goliardi. Cos'è? Però è vero, il capello. Oh, ok, mi stanno salvando, non perdo niente. Non perdo niente. Bob, il medico con la barba. Oh! Oddio. C'è lo zubi, c'è lo zubi, c'è lo zubi dentro, c'è lo zubi dentro. Si vuoi. Ah, fanculo, vai, coglione. Carlo, andiamo via, Carlo. Ma che cazzo fa? Carlo, andiamo via, Carlo, entra. Ma... Questo ci sta snappando, dai, andiamo via. Ma che cazzo? Ma sei quello? Ma senti, scendi da sto cazzo di vittima, che si chiama il... Oh, scimmia. Quello l'ha detto... Sei proprio un napoletano. Oh. Posa la lama, scemo. Allora, ti ho detto che lui mi ha detto che era Carlo. Carlo, fammi guidare. Ma mi chiami bella... Carlo pure tu. Vai, la sali. La più bella è che fa lui, ce n'è uno di Carlo in città. Sali. No, ma è veramente ha detto Masa che mi chiamavo Carlo, è fammi vero. Fammi guidare, sì, ma di ma Carlo fammi guidare, c'è. Cazzo. Scimmia. Vai, dai via, dai, gli do un calcio. Sì. A sei di fianco. Guarda qua. Aspetta come mi ha chiamato, guarda fermati qua. Un attimo. Fermati, torna indietro che lo impallino questo. Carlo. Volevo fare lo stuntman, scusami. Facciamo un'acrobazia? Sì, la faccio fare adesso al tizio l'acrobazia. Guarda che gli faccio fare. L'acrobazia del Camposanto, guarda. No, il motorino nell'ospedale no. Fermati. Salve! Se uscite dall'ospedale, con la moto, per favore. Ma sta parlando ancora con lo snappo di merda? Oh, ma io da coltello, lo snappo di merda, parla ma ancora. Oh, che mi accoltella a me! Oh, non mi accoltellare, se no che fai? Ammazza, faccio secco. Ma su. Thank you.
roba del genere. Grazie per avermi salvato, ma questo non lo dovevi fare, però. Ragazzi, ragazzi, basta. Grazie, no, no, mi ha salvato solo un piccolo pugno per il mio amico. Oh, uno zombie dietro di voi! Dottore, la pago, mi può curare un secondo anche a me, per favore? Venga. Max, grazie, mi faccia la fattura. Adesso te la faccio. Dove è scappato il cretino? Ciao bello, ciao caro. E dove lo becchiamo il cretino? Adesso è in ospedale il cretino, secondo me. Avete da mangiare? Scendi da sto cazzo di cosa, dai, mi sono fatto i coglioni stasera, andiamo via da qua. Avete qualcosa da mangiare? Arriva, arriva, vieni Masa. Numerino 3, 2, oh, Masa, dai qualcosa, ragazzi. Vai un 360, un 360 in volo, facciamo, vai. Aspetta, prendiamo, prendilo sulle spalle, facciamo a tre sul motorino, dai. Grazie. Come napoletano, bello. Grazie, grazie. Masa, muoviti, dai, sali, Fonsi. Andiamo a prendere da mangiare, io. Quindi. Sali. Sto mangiando un attimo, ok, mangiato. Ingerisci, stronzo. Ok, questo era buono, dove si fa l'altro? Devi prendere il muretto così, a folle velocità. Carlo, io ti ho dato una pistola, la vuoi usare, se no... A folle velocità, vada, vada, prendi il muretto a folle velocità. Non la siepe, uno dei muretti. Muretto. Ma quello che c'era prima nella piazza. Sì, ma te mi devi dare una mano con la pistola, non puoi stare fermo a fare il nulla. Sì, lo so, un tra coglioni. È un tipo questo. Oh, questo ci sta. Prenda forza. Oddio, cosa sta facendo? Anche il muretto dritto, eh? Dov'è che l'è? Lì, lì, dritto per dritto. Ah, uguale. Io non mi posso staccare. Ragazzi. No, non mi posso staccare da qua. Addio, Alfonso. Ci come vediamo. Uomo, come esco da qui? Come esco da qui? Buonanotte, ragazzi. Che bello. Buonanotte. Oh. Ho modo d'arrivo un terzo di anno. Grazie, grazie. Ma a parte sono morto solo io, ma poi perché mi ha fatto...